Prego, Andrea, adesso chiudo il microfono. No, 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 ma tieni, se non rimbomba, tienilo pure aperto perché conto su di te, eh. Dobbiamo fare una lettura a due voci, a più voci, ecco, ovviamente spero che ci siano anche interventi da parte vostra. Allora, abbiamo detto che Vittorio Sereni è un autore che nonostante la sua indole abbastanza schiva, tormentata, vive nel mito della gioventù, l'esile mito. E qui abbiamo proprio un testo in cui negli anni 60, siamo nel 1965, quando Sereni pubblica Gli strumenti umani, che è forse la raccolta più rappresentativa di questa fase della poesia degli anni 60, insieme Nel magma di Luzzi, insieme ai testi di Zanzotto e di Caproni. Insomma, è il post-montale della Bufera si concretizza in alcune grandi raccolte, tra cui queste, se vogliamo anche Bertolucci con La capanna indiana, però si tratta di un autore, come abbiamo detto, che riesce a parlare in nome di un'intera generazione, della collettività, di un intero paese, pur rimanendo ancorato al suo privato. E questo in particolare negli strumenti umani emerge in maniera molto evidente. Ecco, lui era tifoso dell'Inter, era uno sportivo, tifoso dell'Inter e amava le automobili. E spesso nelle sue poesie abbiamo la prospettiva dinamica del poeta che si trova in automobile, percorrendo le strade della sua adolescenza, quelle intorno al lago di Luino. Qui invece siamo a Brescia, che appunto lui si era spostato a fare il liceo a Brescia, quindi la poesia è datata 1955, dopo il suo ritorno in Italia, ma fa riferimento ad eventi che sono quelli della sua adolescenza. In particolare a un evento sportivo addirittura mitico, che è questa corsa automobilistica delle Mille Miglia, che appunto era un evento molto atteso in Italia. Quindi una vera e propria festa popolare. Ricordiamo che in questi anni 50 lo sport era veramente sentito dopo la Seconda Guerra Mondiale come un elemento coesivo che permetteva agli italiani di riconoscersi, no, in una visione comune, al di là del tifo per una squadra o per l'altra. Pensate solo al ciclismo, Coppi e Bartali e a tutti gli scrittori che hanno su tutti i giornali italiani hanno scritto le cronache delle grandi gesta degli sportivi, insomma, da Alfonso Gatto fino a Giovanni Arpino, sono tantissimi, ecco, gli scrittori italiani che si sono occupati di sport in questi anni. E Sereni qui rende un tributo quindi a questa corsa, ma lo fa alla sua maniera, quindi con questo tono elegiaco, sentimentale, e addirittura scomodando un classico della tradizione letteraria, ossia l'Orlando Furioso di Ariosto, parlare di una corsa automobilistica. Allora, leggiamola. Mille miglia. Per fare il bacio che oggi era nell'aria, quelli non bastano di tutta una vita. Voci del dopocorsa, di furore sul danno e sulla sorte. Un malumore sfiora la città per Orlando impigliato a mezza strada. E alla finestra, invano, ancor giovane d'anni e bella ancora, angelica si fa. Voci di dopocorsa, voci amare, si portano su un'onda di rimorso, a brani una futile passione. Folta di nuvole chiare, viene una bella sera e mi bacia, avvinta a me, con fresco di colline. Ma nulla senza l'amore, senza amore è l'aria pura, l'amore è nulla senza la gioventù. Ed ecco che appunto l'evento sportivo diventa la trepidazione per la memoria dell'età felice. E intanto la passione d'amore che è ricondotta all'età giovanile viene enfatizzata e universalizzata perché qui il bacio tra i due amanti diventa un bacio collettivo. Per fare il bacio che oggi era nell'aria, quindi il bacio sarebbe questa trepidazione, questa emotività, no, che accomuna la folla che assiste
alla gara, quelli non bastano di tutta una vita. Quindi è una sorta di affetto collettivo che emana da questo evento. Anche se l'emotività non è tutta in positivo, no? C'è chi vince, c'è chi perde. Voci del dopo corsa, di furore sul danno e sulla sorte. Quindi voci che lamentano la sfortuna che ha colpito questo o quel corridore. Un malumore sfiora la città per Orlando invidiato a mezza strada. Ed ecco che questi sportivi diventano dei veri e propri eroi, come dei guerrieri, paladini. Orlando, e qui Orlando è perdente, e appunto la città partecipa, in questo senso di emotività diffusa, alle sfortune di questo eroe sportivo, e addirittura si affaccia alla finestra, proprio per testimoniare il dispiacere per la sconfitta di Orlando, niente meno che Angelica, ancor giovane d'anni e bella ancora, ossia un'Angelica reincarnata, un'Angelica moderna, naturalmente, una qualunque ragazza di Brescia che diventa, per una sorta di processo di antonomasia, diventa Angelica. Voci di dopocorsa, voci amare, appunto perché legate alla sconfitta, si portano su un'onda di rimorso, a brani una futile passione, e Sereni era esperto di questi sentimenti contrastanti, no? Da un lato il rimorso, e lui, ricordiamolo, il rimorso è sempre legato alla mancata partecipazione, no? A non esserci stato in momenti decisivi. E poi questa futile passione, perché certamente questa passione sportiva è effimera, questa gara non è un evento decisivo, importante, no? Però riesce a convogliare le passioni di un intero popolo, almeno di un'intera cittadina come qui Brescia. E infatti, dopo averci parlato dell'atmosfera, che è un'atmosfera di festa, di emotività diffusa nei versi iniziali, dopo questa parentesi in cui dà conto del malumore di chi tifava per gli sconfitti, ritorna su questa dimensione atmosferica, quindi in chiave descrittiva, folta di nuvole chiare, viene una bella sera, e quindi alla fine della giornata arriva questa sera. Vedete come anche Sereni, in questa poesia che ritorna alla semplicità della sua giovinezza, non esita a usare un aggettivo come bella per la sera, no? Che altrimenti non avrebbe mai usato, ecco, no? È quasi fuori luogo nella poesia del secondo Novecento utilizzare un linguaggio così piano, no? Così quotidiano. Folta di nuvole chiare, viene una bella sera e mi bacia, come quel bacio collettivo della fusione del sentimento del collettivo della cittadinanza. Avvinta a me con fresco di colline. Quindi questo abbraccio è l'abbraccio anche della sera, questa atmosfera in cui proprio le colline che circondano Brescia diventano simbolicamente un abbraccio alla città. E poi c'è il distico finale in cui si riassume il condensato della poesia sul piano proprio direi etico, morale. Tutto questo è proiettato però in una dimensione che non è più il presente, ma è la dimensione del ricordo. Ma nulla senza amore è l'aria pura, quindi non ci sarebbe questo senso del bacio e dell'abbraccio del paesaggio se non ci fosse questo sentimento. E l'amore è nulla senza la gioventù. E quindi questo sentimento viene poi improvvisamente retrocesso nel passato, proiettato indietro. Perché per Sereni, appunto, tutto ciò che è positivo sta in questo momento germinale, formativo, che è la sua giovinezza. E naturalmente questo deriva dal fatto che è stata una giovinezza breve, no? Tagliata radicalmente a metà poi dalla coscrizione, quindi dalla guerra. È stata un'adolescenza, ma poi la prima giovinezza è stata letteralmente consumata prima negli anni di preparazione alla guerra e poi nella prigionia. Ecco, il senso di questa data, Sereni non ama
datare le proprie poesie, non c'è una dimensione diaristica nella sua produzione, salvo, abbiamo visto, il Diario d'Algeria. Quando lo fa è sempre estremamente significativo. Quindi questo Brescia Primavera del 55 è per farci intendere che la poesia guarda al passato, guarda indietro. Ed è una poesia del dopoguerra e comunque sia di 10 anni precedente rispetto alla pubblicazione della raccolta, Strumenti Umani, che avrà invece una tonalità, una Stimmung quasi si potrebbe dire, invece molto più cupa, molto più negativa. Alcune poesie addirittura sono dedicate alla lotta, al conflitto, alla ripresa anche del conflitto politico nell'Italia, dopo il referendum, e dopo le elezioni che hanno portato alla vittoria della Democrazia Cristiana, e così come alcune poesie sono dedicate al tradimento in amore o a quella che Severi chiama la scoperta dell'odio, no? Cioè i sentimenti negativi, ma sentimenti comunque forti che si fanno motore della vita. Ecco, c'è qualche commento su questo testo? È un testo molto, diciamo, semplice rispetto alle consuetudini di Sereni. Però Beh, sì. io se posso, cioè, Come no? direi due cose. Cioè, è un testo, cioè una poesia che ha un inizio con un distico, poi abbiamo tutto lo sviluppo di quello che succede, e poi c'è un capovolgimento nell'ultimo distico, nella terza strofa, che viene indicato dalla doppia negazione, ma nulla. E qui forse anche la parte, cioè, allora riprendiamo l'inizio, come ha detto Andrea, e quindi abbiamo per fare il bacio che oggi era nell'aria, quelli non bastano di tutta una vita. Quindi abbiamo questa affermazione che poi lui spiega, come ha detto bene Andrea, quindi c'è da un lato un malumore, una sensazione di perdita, dall'altro no. E quindi abbiamo questo malumore, le voci amare, quindi abbiamo tutto un campo, anche un campo semantico, però le voci amare sono anche vicino alla passione, alla futile passione. Quindi pian piano Sereni inizia a dare qualche indizio di quello dove sta arrivando, al paradosso finale. No. E quindi è molto come ha detto Andrea, cioè, viene una bella sera e mi bacia. È un verso molto semplice per Sereni. Forse molto ovvio. Però questa ovvietà viene ribaltata, ma nulla senza amore è l'aria pura. Che ha un bellissimo ritmo, questo verso. L'amore è nulla senza la gioventù, e quindi abbiamo anche questo spostamento dell'amore a metà verso, poi nel secondo. È un vero e proprio chiasmo, no? Esatto, Perché è un vero e proprio la cultura chiasmo. racchiude pure l'amore. Sì, ecco, se Sì, e qui forse riprendendo quello che avevi detto nella tua ultima lezione, Andrea, cioè la poesia per Sereni può portare offrire la possibilità di quegli incontri che non sono più possibili, sia gli incontri con i morti, con il padre, e la poesia allora offre questo spazio di incontri impossibili. assolutamente sì. E
E poi sono, lui li definisce apparizioni e incontri, no? Nel senso Esatto, che esatto. sono Le incontri, apparizioni. anche quando le persone che incontra sono vive, dedica una poesia a Dante Isella, che è stato uno dei suoi principali critici, un grande filologo, però appunto appare come transustanziato in una sorta di figura quasi dissolta dalla sua carnalità, dalla sua concretezza. Ecco, tu dicevi benissimo, Patrizia, su questo discorso che è legato alla possibilità che la poesia dà di rincontrare, no? Di rileggere, di rivedere, di correggere il passato, no? Ma la poesia per Sereni si affaccia anche sul futuro e lo fa con un senso di ammonimento, di precarietà esistenziale che tocca le note più drammatiche, no? Lo vediamo nella poesia seguente. Tra quelle che ho scelto, ovviamente non è in successione nella raccolta, che è, mi pare, quei bambini che giocano. Sì. Ecco, spesso in Sereni il futuro è incarnato, rappresentato dai bambini, intesi come espressione delle nuove generazioni, ma anche come coloro che sono innocenti, mondi puri dalle colpe della generazione dei padri, che sono principalmente le colpe della guerra, della seconda guerra mondiale. Qui non è nominata la guerra, ma si fa più che altro riferimento a una condizione che, se pensiamo anche al cinema italiano degli anni 60, Antonioni, ad esempio, è una condizione di incomunicabilità, di alienazione anche nella sfera sentimentale. Pensate che di pochi anni precedenti alla raccolta di Sereni, è un romanzo come La noia di Moravia, che rappresenta l'amore come alienazione, come possesso, no? In cui i corpi e le anime sono assolutamente disgiunti, separati, sia nell'uomo intellettuale osservatore, lì l'artista che è il protagonista, sia appunto nella figura femminile, che è spiata, idolatrata, vagheggiata, però. E Sereni aveva subito un tradimento, una cocente delusione d'amore in questi anni, di cui ritroviamo tracce in alcune delle poesie più aspre. Qui però, quei bambini che giocano, trae spunto dall'idea del tradimento rispetto all'idea dell'amore, che è un discorso molto più ampio, ovviamente, rispetto a una singola relazione sentimentale, e per allargare questo senso del giudizio sul presente e sul passato ad una dimensione che è storica oltre che esistenziale. E lo vedremo poi nelle poesie che lui dedica al trittico sull'Olanda, uscita dalla seconda guerra mondiale, dall'occupazione nazista. Allora, vediamo, quei bambini che giocano. Intanto il titolo rientra nella poesia. Quei bambini che giocano, un giorno perdoneranno se presto ci togliamo di mezzo. Perdoneranno un giorno, ma la distorsione del tempo, il corso della vita deviato su false piste, l'emorragia dei giorni dal varco del corrotto intendimento, questo no, non lo perdoneranno. Non si perdona una donna un amore bugiardo, l'ameno paesaggio d'acqua e foglie che si squarcia svelando radici putrefatte, melma nera. D'amore non esistono peccati, si infuriava un poeta ai tardi anni, esistono soltanto peccati contro l'amore. E questi no, non li perdoneranno. Ancora la negazione, che in Sereni un po' si alterna, c'è il ma sereniano che tu citavi, Patrizia, l'altra volta, quindi il segno della perplessità, del dubbio, e poi c'è invece questa negazione, che è l'unico segno di fermezza, no? La traccia del giudizio da parte del poeta. E tanto i bambini giocano come i bambini che abbiamo incontrato nella prima poesia di Sereni di Frontiera, no? I bambini che giocavano ai soldati sotto lo spruzzo della fontana, il concerto in giardino. Questi invece sono bambini che quasi sentono il peso della generazione dei padri. Un giorno perdoneranno se presto ci togliamo di mezzo. Vedete che anche la scrittura di Sereni, da un lato si è fatta più brusca, asciutta, anche quasi più vicina all'oralità, al parlato. Anche qui un poeta come Sereni non avrebbe mai scritto fino al Diario d'Algeria
verso come se presto ci togliamo di mezzo, che è un'espressione quasi gergale, no? E invece qui, Strumenti umani è una raccolta che vive proprio del contrasto, ma soprattutto dell'interazione tra la vita, le sue passioni che bruciano e quindi un'autenticità che si trasmette anche attraverso un linguaggio più diretto, quotidiano, e poi queste improvvise impennate liriche, vediamo anche qui, che sono quelle che mi fanno dire che Seren non è affatto stato un poeta che mirava la prosa. Quando ha voluto scrivere la prosa, ha scritto in prosa, l'opzione immediata di intorno, perché c'è quello che si chiama il pedale lirico, questo bordone, no, sonoro da cui poi ci sono questi improvvisi slanci che sono assolutamente quelli di un poeta lirico. Anche con una costruzione della frase che non è più quella ordinaria dell'italiano standard, quella della comunicazione ordinaria. Ed è proprio, sono proprio le inversioni, le anafore, le strutture sintattiche, ancor più che il lessico, che sono la spia di questi improvvisi slanci di Sereni, in cui spesso si racchiude il suo pensiero, la sua riflessione, e quindi c'è una parte descrittiva o biografica, autobiografica, che è condotta con uno stile piano, assolutamente regolare, quasi monotono, e poi invece la parte riflessiva, densa di pensiero, oppure la parte della memoria, che invece è connotata in termini lirici ed elegiaci. Allora, questi bambini perdoneranno la generazione dei padri, se si toglie di mezzo però. E vedete come ripete Sereni, perdoneranno un giorno, no? Frantumando il verso, anche qui in una chiave antilirica, ma che veramente fa pesare queste parole come una pietra. Si perdoneranno, ma non ora, un giorno, chissà quando. E poi c'è il ma sereniano e si apre questa lunga frase, che veramente è una frase quasi, sembra quasi una frase cantata, no? Cantabile per quanto è filata, no? È continua. Ma la distorsione del tempo, il corso della vita deviato su false piste, l'emorragia dei giorni dal varco del corrotto intendimento, questo no, non lo perdoneranno. Ecco, la distorsione del tempo. Nella raccolta c'è tutta una serie di poesie che allegorizzano il tempo corrotto, che sia tempo sprecato, tempo perso, e il tema per Sereni dello spreco del tempo ovviamente è cruciale, perché appunto lui è sempre l'uomo del ritardo, l'uomo che deve recuperare rispetto al suo tempo. C'è una poesia in cui si parla di un guasto all'interno di una casa, guasto idraulico, i tubi, e devono arrivare gli aggiustatori, i riparatori, li chiama Sereni, e in questa poesia un evento banale come un guasto domestico diventa l'emblema di una società, quella dell'inizio del benessere degli anni 50, in cui c'è qualcosa che sta prendendo una piega sbagliata, no? C'è un guasto, un inciampo. Un inciampo che nessuno arriverà a riparare, perché questi aggiustatori, questi riparatori, idraulici, muratori, quello che siano, arrivano tardi. Ed è sempre così in Sereni. C'è sempre un gap tra la necessità dell'intervento per correggere la realtà e poi l'effettivo accorgersi da parte dell'uomo che qualcosa non va. La distorsione del tempo, quindi, è il primo dei peccati che i bambini non possono perdonare. No? I bambini sono anche il simbolo del tempo lineare. Nascono e si sviluppano, crescono, secondo la legge naturale delle cose, no? Quindi secondo la linearità del tempo. La distorsione del tempo è anche questo rimuginare nei ricordi, questo scavare nel passato da parte dell'io. Anche quello è un male, e lui lo evidenzia in parecchi testi. Il corso della vita deviato su false piste. Anche qui l'idea di smarrimento, di erranza, legata a false piste che sono anche colpa del soggetto, ovviamente, dell'io, che si muove in direzioni sbagliate, che non ha
non ha un itinerario preciso da seguire. L'emorragia dei giorni dal varco del corrotto intendimento. Ecco, l'errore non è tanto un errore di comportamento, non è tanto negli atti la colpa, ma è nel corrotto intendimento, cioè nel capire male, nel fraintendere, o meglio nel non voler capire quello che magari per intuito si raggiunge, una verità che dal punto di vista del sentimento, della passione si possiede, ma che l'intelligenza tenta di violare, di trasformare, magari per adattarla a quello che noi vorremmo sentire. Dire a quello che ci piacerebbe che fosse. E invece, appunto, il corrotto intendimento, questo errore epistemologico quasi di cattiva interpretazione della realtà, porta alla fuga dei giorni, quindi ancora quel tempo che corre via, no? Qui con un'immagine meravigliosa che è l'emorragia, perché la fuga dei giorni provoca la fine della vita, letteralmente è l'esaurirsi come il sangue che corre via della vita. E questo è imperdonabile. Questo no, non lo perdoneranno. Con questo ribattere sulle negazioni, no? Questo no, non lo perdoneranno. E ancora, non si perdona a una donna un amore bugiardo. Qui c'è quell'elemento biografico di cui vi dicevo, ma naturalmente è anche una metafora di quel traviamento, di quanto di più puro ci possa essere, cioè la sincerità del sentimento d'amore diventa, se bugiardo, la cosa peggiore del mondo. E così l'immagine poetica per eccellenza, quella del locus amenus, che Sereni ama molto, no? Il giardino che abbiamo già incontrato, oppure nella Sonnambula, una delle poesie di questa raccolta, che è ambientata anche in Svizzera, ovviamente, come l'opera di Bellini, la Sonnambula si muove tra le montagne, no? In un paesaggio ameno delle valli. Quindi il locus amenus è presente in tantissime poesie di Sereni, ma qui viene rappresentato come un luogo contaminato. L'ameno paesaggio d'acqua e foglie, e per Sereni il locus amenus ha sempre l'elemento liquido, quello lacustre o quello dei fiumi, Bocca di Magra ad esempio, o il mare, ma sempre un fiume che sbocca al mare oppure il lago. L'ameno paesaggio d'acqua e foglie che si squarcia, svelando radici putrefatte, melma nera. Ecco che dietro quello che si vede, nel profondo, sotto, stanno queste radici marce, putrefatte, e il fango, la melma nera. Così è un amore fondato sulla menzogna, sul tradimento. E c'è una citazione, perché la poesia di Sereni con gli strumenti umani diventa una poesia plurale, in cui c'è una plurivocità, ci sono addirittura dei personaggi che entrano in scena con la propria voce, non solo le persone che incontra in apparizioni e incontri, ma in generale nelle poesie c'è una simulazione di dialogicità. Qui si tratta di un poeta, ora vedremo di chi si tratta, che sbraita, rivolto contro i suoi contemporanei. D'amore non esistono peccati, esistono soltanto peccati contro l'amore. Questo poeta è il poeta d'amore per eccellenza della poesia della prima metà del Novecento italiano, cioè Umberto Saba, che è stato uno dei maestri, letteralmente, di Vittorio Sereni. E non a caso in queste poesie degli strumenti umani, che come abbiamo detto hanno anche una semplicità, il coraggio dei sentimenti elementari, no? Di chiamare bella una sera o di scrivere amore, cuore, no? Come faceva Saba, usando le rime oneste, le rime facili, Saba però è anche un modello di resistenza e di contegno rispetto al degrado dei tempi. Saba non si è mai rassegnato alla situazione politica che aveva tradito gli ideali della resistenza. C'è una poesia nella raccolta dedicata proprio a Saba, suo ritratto molto bello, Pipa, berretto e bastone, no? Sono proprio i segnal della figura di Saba, in cui Saba ascolta alla radio le notizie sulla sconfitta del Fronte Popolare, dei socialisti e comunisti alle elezioni del 48. E sbraita, appunto, porca, gridando porca, e si riferiva all'Italia, no? Al paese che aveva tradito le sue attese, le sue aspettative. Così
Questo poeta anziano ai tardi anni si infuria rispetto a questi peccati di amore frainteso, i peccati contro l'amore. E questi no, non li perdoneranno i bambini che giocano, no? Quindi il futuro, le generazioni future. Il futuro farà giustizia dei nostri errori, ma lo farà con i suoi tempi e soprattutto questo non allevia in nulla questo continuo senso di incertezza, di smarrimento in cui si muove il poeta. Ecco, è come se lui invidiasse alla generazione di Saba, che pure tante traversie aveva vissuto, forse molto più di quella di Sereni, una fermezza, almeno dal punto di vista del pensiero, della volontà, delle certezze, dei valori, cosa che invece Sereni vede sempre più in bilico nell'Italia del secondo dopoguerra. Microfono, Patrizia. No, quello che questa poesia, cioè quello che mi chiama, cioè quello che mi colpisce è come Sereni riesce ad arrivare dai bambini che. Microfono. Cioè quei bambini, cioè c'è questo deittico, quei, quindi è una cosa molto concreta, stanno lì che giocano, quindi questa. Tutta questa poesia si svolge mentre i bambini giocano. Come lui da questa immagine, che è anche un locus ameno, l'immagine di un bambino, no? Arriva a radici putrefatte, melma nera. È molto. Cioè, e qui abbiamo la distorsione. Cioè, la divisione tra perdoneranno e un giorno lì è già un segno, cioè quella separazione, il punto lì già indica una rottura. Poi abbiamo la distorsione del tempo, deviato, false piste, emorragie. Abbiamo una serie di termini che vanno seguendo il segno del ma di questa avversativa e arriviamo in queste due immagini che sono ovviamente complementari e che indicano già che non c'è il perdono, le radici putrefatte e la melma nera. Quindi è quello che hai detto tu, cioè ci sono tutte le immagini, tutte queste immagini anche poetiche, senz'altro, ricucite da una lingua molto anche orale, perché questi no, non li perdoneranno. C'è la presenza molto grande di una certa oralità, di una certa quotidianità. Addirittura la dislocazione, no? Certo, esatto. Che era ancora negli anni 60 era un tabù nella scrittura. Poetica, senz'altro, sì. Questo giudizio, l'idea che non ci può essere un perdono prima di un giusto tempo, direi, di decantazione della colpa e soprattutto di una presa di coscienza rispetto alle colpe. La troviamo nei testi che vedremo tra un po', quelli del trittico olandese, che insieme ai testi ambientati in Germania, di cui non ho selezionato nulla, ma sono molto duri e molto incisivi, perché Sereni, come abbiamo già detto, lavorava come consulente editoriale per Mondadori in questi anni e quindi andava ogni anno alla Fiera di Francoforte, che era la principale fiera del mondo editoriale europeo. E lì viveva una sorta di disagio perché ogni anno vedeva crescere il benessere, l'economia tedesca e di pari passo vedeva crescere l'oblio rispetto al passato, alla guerra.
addirittura definisce questa nuova generazione di tedeschi ricchi del dopoguerra, belve che si infilano in un night, no? Insomma, è uno dei poeti più duri da questo punto di vista, su un giudizio della storia che però appunto richiede tempi lunghi e richiede una vera consapevolezza, un vero pentimento, altrimenti il perdono non è possibile. Posso fare un'osservazione? Torniamo alla dislocazione, perché così riprendiamo anche il discorso della traduzione. È molto fa non abbiamo nessun tipo di difficoltà nel capire questa frase, qui non ci sono problemi, ma è una frase, c'è un movimento qui per tutto quello che questa frase comporta per quanto riguarda la poesia italiana di questo periodo e anche l'uso della lingua, che se il traduttore non è al corrente, cancella tutto. E cancella perché in portoghese, non facciamo la dislocazione. Perché non la facciamo? Perché noi non usiamo tutti i pronomi, tendiamo a non usarli. Quindi qui è una questione difficile da rispondere nel processo, come processo traduttorio, perché se il traduttore cancella e ovviamente sta privilegiando il contenuto della frase e l'accessibilità di questo contenuto, cancella anche un'operazione che Sereni sta facendo sulla lingua della poesia di questo momento e che sarà anche un segno e un'eredità che Sereni lascia per quelli che verranno dopo. Non ti chiedo come tradurresti tu, però alla fine magari ce lo dici. Alla fine della lezione ci dai No, una. possiamo chiedere a quelli che ci sono, a William, a Non Isabella, a volevo Davide. darti questa Loro grazia. potranno, loro possono cercare di dare un'opzione per questa traduzione. Vabbè, però diamo loro un po' di tempo. Quindi no, proseguiamo e poi loro ci pensano. Dopo la pausa ci diranno un po' come risolvere il problema. Ottima idea. Quindi pensateci e dopo la pausa ci torniamo. È chiaro, solo una cosa, è chiaro a cosa si riferisce e questi e lì? Questi peccati lì, non so. Forse? Sì? Sono i Sì, peccati ma... peccati contro l'amore, immediatamente precedenti. Allora, pensate, cosa sta facendo? Qual è l'operazione che fa Sereni mettendo questi, facendo questa dislocazione? C'è una ripetizione. Sì, ma di solito la poesia italiana ama le ripetizioni, mentre usare il critico, pronome Esatto. critico, e quello sì è sentito come qualcosa di impoetico. Lui avrebbe potuto benissimo ripetere i peccati, questi peccati sono tali che non possono essere perdonati, insomma, qualsiasi forma di ripetizione, ma non lo fa. E Esatto. spezza anche col punto. Iniziando il verso con una congiunzione, con il punto che precede, la dislocazione, il clitico, veramente con una marca di parlato, di oralità, che fa precipitare, addirittura è chiusa la poesia, come se volesse dare proprio un colpo secco, no? Come una porta che si chiude. Esatto.
con questo futuro, tra l'altro. C'è una bellissima poesia, forse ce la facciamo, vedremo, che è quella terminale della raccolta, che si chiude con un futuro emblematico, parleranno. C'è tutta una dimensione potenziale in Sereni in cui si racchiude anche il senso metafisico della sua poesia. Lui è un poeta assolutamente laico, ma che ha queste brecce, questi spiragli, sempre dominati dall'incertezza, mai da certezze verso un oltre. Quindi vi lasciamo questo verso? Ci date poi la traduzione dopo l'intervallo. Riesci a tradurre la particella lì o tutto? Tutto il verso. Direi più che tutto il verso, facciamo da l'ultima quartiere d'amore non esistono peccati, si infuriava un po' gli ultimi quattro versi, perché alla fine quelli sono collegati. Senza spiegare la particella lì, perché c'è una maniera di mantenere il dubbio. Nella traduzione di lì. Posso dire adesso? Sì, a questo punto sì. Fa la traduzione di lì per yes, in portoghese. Perché? Yes. Ma perché lace? No, lì per dove no. Ah, No. non è perdoneranno Loro loro. a loro e perdoneranno questi Che peccati. cose? Che cosa? I peccati. Hai capito, Davide? Non è GLA, non è gli che sarebbe a loro. Perché la mia prima lettura del poema li rimetti a bambini. Sì, ma dobbiamo, come ha detto Andrea Gialoretto, dobbiamo riprendere la frase da qui: d'amore non esistono peccati. Si infuriava un poeta ai tardi anni, esistono soltanto peccati contro l'amore. E questi, no, non li perdoneranno. Cioè, il soggetto sono i bambini. I Però è bambini non sottinteso. perdoneranno. È chiaro? Complemento diretto, diciamo, né? Non è indiretto, Perfetto. non scherzo. Ah, capito. Ma se volete provare a tradurre, a dare anche una traduzione magari anche letterale, che poi possiamo lavorare pian pianino. Bene, farò dopo il break, dopo l'intervallo. Allora, lasciamo per dopo, va bene, Andrea? Aspettiamo grandi cose a questo punto, perché avrete un parecchio tempo. Però questo è un vero problema dell'intraducibile, perché nel sesto verso, l'emorragia dei giorni, si può tradurre di forma letterale. Non è vero? Sì, il termine medico, emorragia, appunto. Sì, si può tradurre letteralmente. Quindi né tutta metafora è un problema dell'intraducibile.
No, ma l'intraducibile non è uguale a qualsiasi metafora, no? Anzi, forse la metafora ci aiuta a tradurre, perché se Esatto. traduci la metafora hai già risolto il problema linguistico, o almeno ti sei giustificato se metti da parte alcuni elementi linguistici per preservare la metafora. Il problema sarebbe mantenere l'oralità in questo caso. Ok, sì, E penso. anche questo ritmo percussivo, questi no, non li perdoneranno, perché non c'è solo il pronome critico, ma c'è anche questa doppia negazione immediatamente in successione. E queste osservazioni linguistiche hanno un peso quando parliamo di lingua poetica. Quindi, cosa comporta nella poesia di questo periodo? Siamo nel 65, l'anno in cui questo libro viene pubblicato. Cioè, cosa significa nel 65 una poesia che finisce e questi no, non li perdoneranno? È tutto il discorso che farà poi Montale, se non mi sbaglio, nel 64, pubblicato sul Corriere della Sera, della poesia inclusiva. Quindi c'è un dibattito in Italia sulla lingua della poesia, cioè una lingua che si sta aprendo, ma si sta aprendo ma guardando anche la tradizione. E poi con Nelorisi ne vedremo delle belle tra poco, dopo la pausa, perché lì entra dentro di tutto nella poesia. Sfere semantiche che prima non avevano cittadinanza, almeno nella poesia italiana. Anche più su, se vogliamo, questo no, non lo perdoneranno. Anche qui c'è d'altro lo stesso problema. Quindi cosa significa? Cioè, in questo senso, per riprendere quello che stavamo dicendo, cioè l'intraducibile qui non è solo trovare una soluzione linguistica, una soluzione che in portoghese possa ricevere, accogliere questo movimento che fa Sereni dal punto di vista linguistico, ma è anche, e qui c'è l'imposs- e qui è proprio l'intraducibile, l'impossibilità. Come rappresentare questa cosa che sta penetrando in uno spazio che prima a questo fenomeno non era concesso uno spazio del genere? Quindi cosa è nella... E qui uno potrebbe pensare, cioè cosa nella letteratura brasiliana, cosa, una possibile domanda sarebbe questa, cioè cosa succede in termini linguistici nella poesia brasiliana, nella letteratura brasiliana. È un tentativo di magari pensare a come procedere qui, perché se facciamo la traduzione letterale, solo letterale, perderemo tutto. Cioè perderemo e non si capisce, e il lettore non capisce. Perché letteralmente è Iesis não, não os perdoarão. Ma in portoghese c'è qualcosa che non funziona. Qui avete un compito adesso un po' più difficile, eh? Bene, bene, ma sono brave, bravi, quindi ci sorprenderanno, dai, vedrai. Poi anche dal punto di vista del suo, e questi no, non li perdoneranno. Vedete la N?
anche nel verso. Cioè, se andiamo a scavare, ci sono tanti. C'è un verso semplice ma che ci dà tanti problemi. Non è. È lì che entra anche l'intraducibile, cioè l'intraducibile non è quello che noi non riusciamo a capire e che abbiamo bisogno di chiedere a qualcuno o che abbiamo bisogno di un dizionario. No, l'intraducibile è di solito un fenomeno o linguistico o culturale o linguistico e culturale che non c'è un'immediata corrispondenza. Ed è lì, sì, che dirà la cassa, che il traduttore effettivamente fa una traduzione. Perché in questo momento che al traduttore viene richiesto una presa di posizione davanti alle lingue, non alla lingua, ma davanti a queste due lingue che sta facendo, che sta mediando e le sta mettendo in contatto. Procediamo? Sì, dovrebbe esserci appuntamento a ora insolita, dove Sereni diventa molto più complesso e qui ci si diverte perché abbiamo queste inserzioni di discorso diretto, abbiamo un personaggio, abbiamo un cronotopo perché c'è una Milano in un'ora precisa del giorno, in una determinata epoca, che è questo dopoguerra lunghissimo per Sereni. È paradossale, gli italiani già stanno godendo la Vespa, gli elettrodomestici in casa, il televisore, no? Tutti questi simboli del benessere, e per Sereni invece gli anni 60 sono ancora un lungo dopoguerra. 20 anni sono passati dal 45, no? È come per Sereni fosse il tempo fosse rimasto bloccato, almeno dal punto di vista simbolico. Poi vedremo il titolo, che ci dà una spia molto chiara già subito sulla vera essenza dell'oggetto del discorso e dei personaggi. Allora, leggiamo. La città, vi dico, dove l'ombra quasi più deliziosa è della luce, come sfavilla tutta nuova al mattino. Asciuga il temporale di stanotte, ride la mia gioia tornata accanto a me dopo un breve distacco. Asciuga al sole le sue contraddizioni, torbo, già sul punto di cedere, ripatto. Ma la forma, l'immagine, il sembiante, d'angelo avrei detto in altri tempi, risorto accanto a me nella vetrina, caro, mi dileggia apertamente, caro, con quella faccia di vacanza, e pensi alla città socialista? Ha vinto, e già mi sciolgo, non arriverò a vederla, rispondo, non saremo più insieme, dovrei dire. Ma è giusto, fai bene a non badarmi se dico queste cose, se le dico per odio di qualcuno o rabbia per qualcosa. Ma credi all'altra cosa che si fa strada in me di tanto in tanto, che in sé le altre include e le fa splendide, rara come questa mattina di settembre, giusto di te tra me e me parlavo, della gioia. Mi prende sotto braccio. Non è vero che è rara, mi correggo, c'è, la si porta come una ferita per le strade abbaglianti. È quest'ora di settembre in me repressa per tutto un anno, e la volpe rubata che il ragazzo celava sotto i panni e il fianco distraziava, un'arma che si reca con abuso fuori dal breve sogno di una vacanza. Potrei con questa uccidere, con la sola gioia. Ma dove sei? Dove ti sei mai persa? È a questo che penso se qualcuno mi parla di rivoluzione, dico alla vetrina ritornata deserta. Allora, qui veramente abbiamo tanti spessori, no, in questa poesia. Tanto è una poesia che ostenta l'elemento dialogico, il tu. Un tu è tutta una botta e risposta, no? Una comunicazione tra i due, una comunicazione che è anche basata su un contrasto di opinioni, ma è come se l'io parlasse sempre a se stesso. Infatti comincia con mi dico, questo inciso iniziale, mi dico, contraddice il fatto che lui stia parlando a qualcuno. Un interlocutore che è connotato la gioia come immagine femminile, una donna, una fidanzata, è un appuntamento,
appuntamento d'amore, evidentemente. Però è a ora insolita, in una Milano di prima mattina, lavata dalla pioggia, in cui la luce è caduta la nebbia, lo smog, tutto più terso, più puro, ma è anche pieno di miraggi. Questa luce è una luce che produce miraggi. E in questa luce si mostra, mentre stanno passeggiando, questa figura femminile, la gioia, che rischiara letteralmente, come questa luce di prima mattina, il poeta che invece è torvo, cupo, nei suoi pensieri, che sono sempre pensieri di rimorso. Ogni volta che lui è felice, ogni volta che partecipa alla spensieratezza collettiva, ha questo continuo ritorno indietro alle responsabilità, ai peccati, al venir meno della dimensione ideologica, politica, di responsabilità dell'intellettuale rispetto al mondo che lo circonda e agli altri uomini. È come se per autopunirsi Sereni si negasse la felicità comune delle cose quotidiane. Allora, vediamo un po' come imposta questo dialogo sul senso della felicità e della responsabilità dell'intellettuale in una città come Milano, che è una città piena di distrazioni, no? Una città che sembra tutta dominata dal godimento, dal benessere. Ecco, non pensate alla Milano di oggi, cioè la capitale morale, il lavoro, cioè i grandi miti con cui i milanesi hanno voluto leggere la propria città. Questa è una città della piacevolezza del vivere. La città, mi dico, dove l'ombra quasi più deliziosa è della luce. E anche qui, se vogliamo ragionare in termini metaforici, l'ombra è ancora una volta quella situazione in chiaroscuro, non definita, mentre la luce è anche la luce che fa vedere le cose nel loro risalto, nelle loro effettive proporzioni. La luce è comunque la verità delle cose, staglia le cose nella loro reale consistenza, appunto nella loro verità. Mentre qui a Milano l'ombra, l'indefinito, diciamo, è più delizioso della luce, quando questa città sfavilla tutta nuova al mattino. E subito, mentre lui dava questa interpretazione quasi metaforica, no, tra ombra e luce, la voce femminile ride. Ha sempre questo ruolo un po' di antitesi, poi addirittura lo deride, qui si limita a ridere, a scherzare, asciuga il temporale di stanotte, quindi è un dato atmosferico, concreto, reale, c'è stato un temporale, per questo la città, ora di mattina, è brillante, luminosa, lavata appunto dalla pioggia, e questa luce sembra molto più brillante. Ride la mia gioia tornata accanto a me dopo un breve distacco. Non viene nominata una donna, non viene nominato un nome, ma appunto un segnal, come nei poeti provenzali, nei poeti cortesi, la mia gioia. È chiaro che quel possessivo, la mia gioia, fa pensare a una persona cara con cui lui ha una relazione stabile, il suo compagno, la mia gioia. Tornata accanto a me dopo un breve distacco. Quale sarà questa separazione, questo distacco, quello tra la notte e questa mattina nuova, brillante, milanese, o un distacco come un disaccordo, perdersi di vista momentaneo? Non ce lo dice qui. Però c'è stata una separazione tra i due e ora si ritrovano. Lui ribatte, la città asciuga temporale di stanotte, e lui invece replica, asciuga al sole le sue contraddizioni. Ancora una lettura ideologica, politica, metaforica. È la città che si ripulisce delle sue contraddizioni, e le contraddizioni sono quelle politiche, cioè un benessere ostentato e poi invece le ingiustizie, le diseguaglianze, il tradimento dei valori esistenziali, cioè tutti i temi del Sereni degli strumenti. Sereni, in fondo, ha riproposto nel secondo Novecento il grande tema della trahison de clercs, no? Di Benda, il tradimento dei chierici, degli intellettuali, che sono venuti meno al loro ruolo di garanti dei valori assoluti, no? E si sono fatti
diciamo, ingabbiare invece dai valori contingenti della storia e dalla faziosità partigiana, no? Delle battaglie, delle contese novecentesche. Torvo, già sul punto di cedere, ribatto. Quindi lui replica, ribatte, però lo fa con un tono accigliato, torvo, cupo, col broncio, diremmo, trattandosi di un battibecco amoroso. Quindi lui simula un battibecco tra fidanzati, in sostanza. Però lui è già sul punto di cedere, perché non è assolutamente in grado di resistere alla fascinazione, alla capacità di convinzione di questa donna gioia, che dà delle cose una visione tutta positiva, mentre lui la dà tutta negativa. Ed ecco che, vedete, dopo questo scambio di battute, abbiamo ancora il Ma che lancia un'altra delle frasi sereniane in cui c'è questo pedale lirico molto forte, ma la forma, l'immagine, il sembiante d'angelo, avrei detto in altri tempi, risorto accanto a me nella vetrina. Pensate, per dire, dopo che io ho detto queste parole, la donna, la mia gioia, prende la parola ulteriormente, come banalmente potremmo sintetizzare, lui usa questi tre versi, tutti iperlirici, e astrattizzanti, per cui la gioia donna è definita la forma, l'immagine, il sembiante, e se guardate la connotazione letteraria dei termini, la loro distanza dall'uso quotidiano, vedete che tra la forma, l'immagine e il sembiante c'è una climax ascendente, cioè l'ultima, il sembiante, è il termine più poetico, più lirico, che nessuno di noi userebbe. Parlare dell'aspetto di una persona. Lo usava Dante, sembiante, usa Petrarca, lo usavano i poeti marinisti. Ma assolutamente nel Novecento soltanto un poeta ermetico, soltanto gli estremisti della poesia, della parola assoluta, userebbero una parola come sembiante. Subito dopo aver usato addirittura un battibecco. No, con questi due personaggi che letteralmente litigano davanti a noi, e lui d'improvviso caratterizza la donna gioia come una forma, l'immagine, il sembiante d'angelo, avrei detto in altri tempi, e si frena perché si rende conto che si è slanciato, no, con queste definizioni della donna gioia in un orizzonte che non è più il suo, che non si può più permettere. La donna angelo, che pure Montale pochi anni prima ancora celebrava, no? Non è più attuale. In altri tempi avrei potuto chiamarla, no? Sembiante di angelo, apparenza d'angelo di questa donna. Adesso non è più possibile usare queste espressioni. Però lui le usa nel momento stesso in cui dice che l'avrebbe detto in altri tempi, le sta usando, ce lo sta dicendo, la sta parlando a un anno. È solo un'immagine, e qui è importante perché sta nobilitando dal punto di vista lirico la figura della donna gioia, ma di fatto ci sta dicendo la verità, che questa è una forma, un'immagine, un sembiante, cioè un'apparenza, risorta accanto a me nella vetrina. Quindi questa figura lui la vede specchiata nella vetrina, sta passeggiando, si è fermato a guardare una vetrina, perciò la riflessione sulla luce. Perché vede la luce che batte sulla vetrina, immaginate i riverberi, no, di questa città di prima mattina, no, tra ombra e luce, e vede l'immagine della donna che gli parla riflessa nella vetrina. Ma questa donna, forma, immagine, sembiante, è accanto a lui e la vetrina la riflette? Oppure è solo nella vetrina? È solo un'immagine che lui proietta? Ora lo vedremo. Caro, mi dileggia apertamente, caro, con quella faccia di vacanza, e pensi alla città socialista? Lei è la sua coscienza, critica, no? Dice, sì, tu stai mettendo in posa come intellettuale, mi vuoi dire con quella faccia svagata, no, di uomo in vacanza che si ferma davanti alle vetrine, che stai pensando alle contraddizioni della città, no, in cui vivi e che stai pensando alla speranza
di una città socialista, intesa come una città giusta, di eguali, di una società, no? Giusta e libera? No, non è possibile. Stai pensando ai fatti tuoi, gli dice, con quella faccia di vacanza. Altra espressione di cui credo non ci sia paragone nella poesia italiana, no? Non ci sono, no, la faccia di vacanza, anche qui. Subito dopo una iperdeterminazione lirica come la forma, l'immagine, il sembiante, che veramente sembra petrarchismo riportato nel Novecento. Ha vinto e già mi sciolgo, non arriverò a vederla, rispondo. Quindi questa città socialista non è un pensiero presente, non è un'aspirazione, ma è addirittura un'utopia. Non arriverò a vederla. È qualcosa di proiettato in un futuro di cui lui non sarà testimone, però subito comincia nella parentesi il pensiero, diciamo così, cattivo. Non saremo più insieme, dovrei dire. Cioè, il tempo che trascorrerà prima che si avveri questa profezia della città giusta, della città socialista, ci vedrà separati. No, la nostra relazione probabilmente sarà finita. Non potrà durare tanto come il tempo che è necessario per realizzare questa utopia. Ma è giusto, fai bene a non badarmi se dico queste cose, se dico queste cose, se le dico per odio di qualcuno o rabbia di qualcosa. Ecco, questi in realtà sono degli sfoghi, sembra dirci. Non è una dimensione dell'impegno, ma una dimensione del malumore. Quindi lei fa bene a riportarlo a una quotidianità nel momento in cui queste sue espressioni sono legate appunto all'odio di qualcuno, cioè a contrasti, o rabbia per qualcosa, e non a un vero sentire, no? A un atteggiamento concreto, positivo, reale, di intervento sulla realtà. Ma credi? Quindi se non puoi credere alle mie parole perché le dico con una faccia di vacanza, le dico per contrastare altro, per rabbia, almeno credi all'altra cosa che si affaccia in me, che si fa strada in me di tanto in tanto, che in sé le include e le fa splendide, che racchiude tutto questo, rara come questa mattina di settembre, questo momento in cui tutto è racchiuso in questa entità. Giusto di te, tra me e me parlavo, della gioia. Ecco, in realtà lui sta parlando della gioia, e la gioia è questa figura femminile, l'immagine, la forma, l'immagine, il sembiante, però lui ne sta parlando tra sé, cioè tra me e me. Come prima all'inizio diceva mi dico, e non diceva no, le dico, visto che sono in due, no, e stanno battibeccando. Qui parla tra sé, mi prende sotto braccio e qui siamo ancora una volta a una contraddizione. Allora, se era solo un'immagine, però ora è una persona concreta che lo prende sotto braccio, come farebbe una fidanzata. E lui continua, non è vero che è rara questa sensazione, che è come quella mattina di settembre di luce, di chiarezza. Mi correggo, c'è, la si porta come una ferita. Di qualcosa che rimane aperto, pulsante, per le strade abbaglianti. E quest'ora di settembre, e ancora qui si innalza, no, il tenore lirico della poesia, e quest'ora di settembre in me repressa per tutto un anno. Ecco la gioia e questo scoppio che era stato contenuto durante tutto l'anno e che ora finalmente, no, si manifesta. È qualcosa di talmente intimo e segreto, la gioia, è un piacere tenuto per sé, nascosto, che lui la paragona alla celebre favola del ragazzo di Sparta. La conoscete? Il ragazzo di Sparta ruba la volpe, e siccome la società spartana condannava non il furto, ma il farsi scoprire, cioè non essere all'altezza del comportamento di un guerriero bredone, tra virgolette, il ragazzo si tiene la volpe nascosta sotto i vestiti e la volpe lo strazia con le unghie e lui non emette un solo lamento per non farsi scoprire, no? È la volpe rubata che il ragazzo celava sotto i panni e il fianco gli straziava. Un'arma che si reca con abuso,
qualcosa quasi di proibito, no? Questa gioia, fuori dal breve sogno di una vacanza. Potrei con questa uccidere, con la sola gioia. Ecco, è un possesso questo, di questa sensazione di felicità, di pienezza, finalmente, no? Verrebbe da dire, visto che Serena è sempre l'uomo delle lacune, delle mancanze, parla spesso di vuoto del cuore, lacuna del cuore, mancanza, no? Qui invece c'è un senso di pienezza. E poi improvvisamente si interrompe il discorso perché non vede più l'immagine di lei, della gioia, proprio mentre sta parlando di lei. Ma dove sei? Dove ti sei mai persa? Ancora con questa ripetizione, per cui sembra quasi un Orfeo che parla di Euridice, non un uomo che parla, che ha perso di vista momentaneamente, non la persona con cui sta dialogando. Ma dove sei? Dove ti sei mai persa? È a questo che penso se qualcuno mi parla di rivoluzione. Quindi ora le dà ragione. In realtà lui sta pensando a una felicità che è insieme individuale e che poi si riflette in una dimensione collettiva, questa gioia che è un possesso segreto, nascosto, che si manifesta rare volte, rare come questa mattina di settembre, dico alla vetrina ritornata deserta. Ed eccoci la rivelazione. Era una forma, un'immagine, un sembiante, non c'è nessuno accanto a lui. Questa gioia è appunto la gioia tenuta segreta, nascosta, tutta per sé, tutta sua. Non c'è nessuna donna accanto a lui. Stava parlando a una proiezione della sua mente. La vetrina, nel momento in cui si conclude questo dialogo tra me e me, ritorna deserta. Che sta anche a dire che la gioia è stata passeggera. È stato un momento di pienezza, di conciliazione con la realtà, tra il privato e il pubblico, tra l'essere e il dover essere, che però è stato momentaneo. È stata un'epifania. Insomma, quello che per altri poeti sarebbe stata un'epifania lirica, raccontata in un contesto sicuramente molto diverso da questo, per Sereni diventa una interazione con se stesso, diventa una sorta di dialogo della coscienza tra sé e sé, un senso della liceità, della felicità e della gioia individuale sul rapporto che queste hanno rispetto alla costruzione di un progetto futuro di felicità condivisa, di equità sociale, di giustizia, appunto, che è quello della dimensione anche ideologica e politica, che è molto presente in questa raccolta di serie, ma sempre in questo altalenare con la dimensione del privato. C'è anche molta teatralità, no? Questi scambi di battute, no? Nella descrizione, anche quasi prosemica, cioè la donna non c'è, ma ci sembra quasi di vederla, no? Nei suoi gesti, nell'espressione del volto, no? Mentre lo deride, mentre no, lo prende sotto braccio. Ecco perché appuntamento a ora insolita. È chiaro che nessuna coppia di fidanzati si darebbe appuntamento, che so, alle 6 di mattina davanti a una vetrina della città, no? Lui sta camminando, è uscito ed è solo. E questo appuntamento in realtà è tutto all'interno della mente del poeta. Posso fare una domanda? Come no? Allora, va bene che c'è questo incontro, anche un incontro insolito, Sì. no? Con questo sembiante riflesso su questa vetrina, ma pensando alla fine di come finisce questa poesia, è a questo che penso se qualcuno mi parla di rivoluzione. Dico alla vetrina ritornata deserta. Cioè, qual è il peso di questa parola rivoluzione qui? Pensando ad una rivoluzione, cioè ad uno che ha tutta questa gioventù che è piena, non è solo Serena, ma
tutti questi scrittori, intellettuali, poeti di questa generazione verso i 1912, 13, 14. E quindi una rivoluzione, ma una rivoluzione si fa con persone, con il popolo. E qui la vetrina alla fine è deserta. Quindi. Solo lui dice: se qualcuno mi parla di rivoluzione, è una parola che Esatto. ormai per lui non significa più nulla. Quindi Esatto. ha assorbito completamente la prospettiva di lei, dell'immagine che lo derideva, e ormai la rivoluzione per lui è una parola vuota, vuota come quella vetrina. Non è qualcosa di sentito come possibile. E in effetti Sereni poi sarà assolutamente estraneo a tutti i movimenti da 68 a 77, e curiosamente, perché insomma aveva tutte le credenziali anche ideologiche per poter partecipare, però era un uomo di un'altra generazione, come se qui ci dicesse: non è più il mio tempo, non è più la mia battaglia questa. Si potrebbe dire non ci credo più. Sì, forse sì, probabilmente sì. Teniamo anche presente che in questi anni cominciano a muoversi poeti nella Milano di Sereni, che sono invece tutti propensi a questa dimensione ideologica. Giovanni Rabboni, che debutta in questi anni con Le case della vetra, e Nero Risi, che vedremo tra poco, che invece altro che se ci credeva nella rivoluzione, però sempre con un atteggiamento disincantato. Perché questi intellettuali, poi, sanno che la rivoluzione è sempre una tensione al cambiamento, ma non è mai un approdo, non è mai un risultato conseguibile sul piano concreto su questa terra. Ecco. E il poeta ha sempre in sé questa dimensione metafisica che corregge quella, diciamo, tutta concreta, tutta mondana. E a sua volta concreta e mondana, nei poeti metafisici, corregge l'eccesso di assoluto. E in Sereni è estremamente difficile stabilire qual è l'equilibrio, perché veramente non saprei dire se è un poeta laico e mondano con tentazioni metafisiche, o se è un poeta elegiaco, lirico, addirittura metafisico, e alcune poesie lo fanno veramente pensare, come l'ultima degli strumenti umani, con delle tentazioni invece di intervento sulla realtà. Cioè lui in una sua poesia qui dialoga con un'ombra, immagine femminile, in un'altra poesia della sua ultima raccolta, Stella variabile, dialoga con la mummia di Nefertiti. Ce ne vuole, eh? Lì siamo appunto nei primi anni Ottanta, perché è un poeta, no, di oggi abbia il coraggio di rappresentarsi, ecco, in dialogo con una figura dell'oltretempo, della negazione della temporalità. Per inciso, in Sereni tutte le immagini femminili sono così inafferrabili, imprendibili. Questa è una delle ragioni del suo fascino come poeta. Montale, grandissimo, comunque doveva creare delle figure che in qualche modo gli facessero da ancelle. Sereni invece sceglie figure diafane, no? Questa gioia ombra, la sonnambula, che è un testo bellissimo, oppure Nefertiti, ecco, non abbiamo figure reali, no? Anche se abbiamo delle poesie sul tradimento che fanno capire che qualcosa c'era stato che ha materialmente traumatizzato Sereni, proprio alla fine degli anni 50, prima di questa raccolta. Professore, pensavo adesso ancora sul discorso dell'intraducibile, no? Questo titolo, appuntamento a ora insolita, certamente è un gioco di parole che in portoghese avremo molta difficoltà di trasmettere lei stessa, perché certamente lui sta pensando, ci vediamo alla stessa ora, diciamo così, nel discorso semplice.
Lì c'è certamente una questione dell'intraducibile, se pensiamo in portoghese. Però stavo pensando, lì c'è questa cosa della contraddizione, no? Perché questa gioia, certo, in certi momenti sembra veramente una donna, ma c'è un fantasma politico dietro, no? Della città socialista, che è una gioia pubblica, non privata. Anche se poi è con amarezza che lui dice, parli ancora di rivoluzioni, no? Ma forse anche con amarezza che lui parla prima della città socialista. Non so, sto cercando di capire che c'è un doppio binario qua, non della vita intima, che cerca la gioia intima, e della gioia pubblica, diciamo così. È molto complesso, in verità non faccio un vero discorso, ma sono perso con queste poesie. E questo è buon segno in qualche senso. Ma Sereni è così, è giusto che sia così, perché il labirintico non offre mai certezze, del resto il ma è un po' la cifra della sua poesia, e anche un ma non è solo un ma avversativo, no? Ma è sempre il segnale dell'apertura di un discorso che rimane sospeso, e non si può definire chiudere facilmente. Certo, poi c'è il senso di colpa, perché chiaro, lui dice con amarezza, lui vorrebbe essere un poeta impegnato, vorrebbe fare come gli altri che vede intorno a sé, no? Però la sua natura è diversa. E alla fine la natura è il sopravvento, il carattere, il temperamento non si possono vincere con la forza di volontà. E meno male che è stato così, perché Sereni sarebbe stato un pessimo poeta. Impegnato impegnato deve avere altri strumenti, vedremo con Nello Risi uno che ce li aveva, e invece avremmo perso uno straordinario poeta lirico del dubbio, della perplessità. Non a caso lui amava molto in questo contesto milanese, dove appunto c'era una poesia che stava facendo strada, una poesia sempre più impegnata e ideologica. Lui si sceglie dei compagni di strada, anche come editore, per la Mondadori, segnala poeti come Bartolo Cattafi, che vedremo la prossima volta, che sono da un lato molto attenti alla realtà, addirittura Cattafi descrive le cose, un poeta della descrizione degli oggetti, una specie di Francis Ponge italiano, però lo fa in una prospettiva non storica, di rifiuto della storia, e in una prospettiva che prima è nichilista, tutta la prima fase della sua carriera, e poi con la malattia diventa una prospettiva metafisica, un po' meno credibile, a dire la verità. Mentre quella di un assoluto nichilista, in cui però gli oggetti hanno una loro presenza dominante, è molto più intrigante, più affascinante. In Sereni gli oggetti ci sono, ma quello che prevale è il pensiero dell'uomo, del poeta, che si muove tra ambienti, luoghi, situazioni, no? C'è sempre ancora questo elemento che lo distanzia forse da tutti gli altri poeti delle generazioni successive. Questi sono anche gli anni della Nuova Avanguardia, e i poeti sperimentali della Nuova Avanguardia hanno un credo, un vero e proprio dogma: Io è morto. Non è morto solo Dio, come diceva Nietzsche ai primi del Novecento, nel secondo Novecento muore l'io, la soggettività del poeta va assolutamente negata, e quindi o va derisa, il poeta diventa come il Sanguinetti, un fantoccio, un clown, addirittura con le membra snodabili, oppure la poesia deve diventare oggettiva, senza più questo elemento che è sentito come il fardello dell'elegia, dell'irismo, della monodia, tutti i mali sono legati all'io, alla soggettività. E Sereni è per eccellenza un poeta dell'io, ancora della soggettività. Comunque, Solo questa. un'ultima Prego, se... Dio, William. prego. No, prego. No, pensavo, no? Questa ora insolita, comunque, si capisce che è un settembre, no? Un settembre che echeggia, diciamo così. E poi c'è questa immagine
ed è il ragazzo spartano che non conoscevo, non che lei ha spiegato. No, io volevo solo dire che alla fine, cioè il finale di questa poesia è anche un'altra volta sorprendente perché cambia soggetti che parlano, perché adesso lui non parla più con la gioia, con questa donna, con questo riflesso, forma, immagine, sembiante che sia, ma parla direttamente a una cosa non parlante. Che è la vetrina che Una cosa che riflette lui stesso, che parla riflette lui di se stesso, quindi stesso. sta parlando con se stesso. Lui dice: dico alla vetrina, cioè ritornata deserta, e quindi è deserta perché c'è solo lui riflesso lì. Quindi anche Letteralmente smontato tutto il esatto. castello che aveva costruito su questa immagine dialogica, e questo Esatto. conferma ancora di più il suo senso di colpa per la sua indole solitaria, perché addirittura persino la donna che gli rimprovera l'immagine, la voce della coscienza, diciamo che gli rimprovera questa sua contraddizione, alla fine si rivela illusoria, resta sempre solo lui con i suoi dilemmi. Se non ci sono altre osservazioni, c'è un testo ancora più enigmatico. Mi direte addirittura, cioè, se Sereni riesce a fare di più nei termini ancora della indecidibilità, dell'evanescenza, altro che ci riesce e riprende quell'immagine della nebbia, che ricordate abbiamo già trovato, ma questa volta gioca con la nebbia. In termini che penso neanche un John Donne, un poeta metafisico inglese del Seicento, avrebbe realizzato una trina veramente di gioco tra la realtà e l'illusione, il presente e il passato, con questa veramente una diaframma, una garza, una velatura data dalla nebbia che a simboleggiare veramente tante, 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 tante cose in una poesia come quella che vedremo ora. E ve lo dico subito: cercare di interpretarla è veramente una prova ardua, perché Sereni qui è volutamente critico, volutamente non ci dà molti riferimenti. Ancora una volta ce n'è da uno che appartiene ad una voce altra, quella di un poeta della sua generazione, Luciano Erba, uno di quei poeti milanese. Uno di quei poeti che erano stati inclusi nell'antologia Linea Lombarda, Franceschi, ricordate? Quei suoi compagni di strada che avevano in comune la data di nascita, o meno gli anni di nascita, la città, il luogo, Milano e i suoi dintorni, e anche appunto questa idea generazionale di una poesia. Nel caso di Erba è un poeta non lirico. È un poeta un po' funambolico, ironico, funista, poeta minore da tanti punti di vista. È un poeta quasi della contingenza, delle occasioni. Descrive momenti, situazioni come farebbe un pittore, ma non è un poeta che ha uno spessore, una densità come quella dei grandi. Però è un poeta elegante, molto fatto di. I suoi versi sono fatti di leggerezza. E quindi Sereni, in qualche modo, anche qui parla con chi è diverso da lui. Sceglie una controparte che è lontana da lui. Tanto lui è arrovellato, problematico, denso, metaforico, quanto Luciano Erba, invece, è una specie di figura lieve della poesia novecentesca, lieve e appunto. Quasi è una poesia prosastica della quotidianità, quella di Erba. E non a caso, però, qui appunto i versi di Erba vengono sì citati, quindi lui rende un omaggio all'altro poeta, però vengono anche rovesciati come significato.
Allora, vediamo, anche la lettura qui veramente si fa ancora più difficile, del solito. L'alibi e il beneficio. Le portiere spalancate a vuoto sulla sera di nebbia, nessuno che salga o scenda, se non una folata di smog, la voce dello strillone, paradossale, il tempo di Milano, l'alibi e il beneficio della nebbia, cose occulte camminano al coperto. Muovono verso di me, divergono da me, passato come storia, passato come memoria. Il 20, il 13, il 33, anni come cifre tranviarie, o solo indizio ammiccante della radice perduta, una sera di nebbia, agli incroci di ogni possibile sera. Infatti, è sera qualunque traversata da tram semivuoti, mi vedi avanzare, come sai, nei quartieri senza ricordo. Mai visto un quartiere così ricco di ricordi. Come questi sedicenti senza, nei versi del giovane Erba, tra due fonde barriere, dentro un grigio acre tinte, con che pena il trasporto buca la nebbia stasera, alibi a beneficio della nebbia, globalità del possibile che si nasconde, ma per fiorire in alberi e fontane, sta polvere d'anni. Qui c'è una densità rara. Una poesia dedicata alla nebbia dovrebbe essere rarefatta, qui invece veramente c'è tanto dentro questa nebbia. E lui rimprovera proprio a Erba che quella nebbia di Milano per Erba è una nebbia che copre quartieri senza ricordo, e invece per Sereni quella nebbia è un manto che agevola il riemergere del ricordo, dei fantasmi della Milano che fu, no? Lui è un nostalgico della Milano pre-industriale, diciamo così, come tanti altri scrittori milanesi della sua generazione. Qui Patrizia riconoscerà alcuni timbri, alcune immagini, la metafora del trasporto, no? Caproniana per eccellenza. Ora non lo so se tu veramente pensassi a Caproni, ma a me fa veramente pensare, no, a certe poesie di Caproni, questo tram che si muove quasi spettrale. Con le portiere spalancate a vuoto, che nessuno sale, nessuno scende, quindi ancora una volta può essere una descrizione reale. È una sera di nebbia, c'è poca gente in giro, il tram si ferma, apre le porte, le chiude, nessuno sale, tutto normale. Però può essere anche un tram spettrale, con queste porte che si aprono e si chiudono sul nulla, sulla nebbia. Nessuno che salga o scenda, se non una folata di smog. La voce dello strillone, vedete che qui non c'è punteggiatura, tutto un flusso. La voce dello strillone, paradossale, inciso, il Tempo di Milano. Evidentemente paradossale perché il giornale si chiama Il Tempo di Milano, ovviamente tempo inteso in accezione cronologica, non l'epoca, il tempo, e qui invece la poesia è dedicata a una situazione atmosferica. Tempo meteorologico che provoca la nebbia. Il tempo di Milano, l'alibi e il beneficio della nebbia. Già in questo binomio apparentemente ossimorico ci sarebbe tantissimo da scavare senza peraltro riuscire ad arrivare a una qualche certezza. Allora, questa nebbia, che è quasi una nebbia da film dell'orrore, no? Da Cronenberg addirittura. Sempre ovviamente con i toni gentili di Sereni, che era uomo mite, però tutto sommato siamo lì. C'è qualcosa di ulteriore che non appartiene alla dimensione umana, non questa l'alibi e il beneficio. Allora, la nebbia è alibi, è come se dietro la copertura della nebbia possano accadere tante cose, anche incredibili, e la nebbia quindi costituisce un alibi. Una giustificazione plausibile e il beneficio, perché tenere le cose segrete, occulte, non visibili può anche essere un beneficio, non solo un alibi. E infatti, cose occulte camminano al coperto. Veramente sembra quasi da Cronenberg. Cose occulte camminano al coperto, muovono verso di me, divergono da me. Quindi, questo movimento che insieme
si avvicina al poeta, lo avvolge, ma anche se ne allontana e lo, letteralmente lo distrae dalla realtà presente, lo trascina in una dimensione che è appunto di alibi e beneficio, che non è la dimensione del qui. L'alibi significa stare in un altro posto, quando è accaduto qualcosa di grave, magari un delitto, l'alibi è ciò che dice che noi non eravamo lì. E Sereni in effetti non è più lì. Questa nebbia diventa l'alibi perché è una sorta di vettore temporale e dinamico, così come questo dramma che si apre sul nulla, la nebbia, che lo porta altrove, alibi appunto, e questo altrove lo vedremo sarà il passato. Cose occulte camminano al coperto, muovono verso di me, divergono da me, passato come storia, passato come memoria. Ancora quella dimensione duplice che vedevamo prima, no? La dimensione collettiva, il passato che è storia, una successione di fatti, di eventi, ma anche il passato come memoria, quindi tutto introiettato, tutto all'interno dell'io. E queste cose occulte che riemergono sono sia fatti della storia, sia i fatti segreti dell'intimità dell'io. Il 20, il 13, il 33. Vedete, dopo aver parlato di qualcosa quasi di iniziatico, cose occulte, ci dà dei numeri che apparentemente noi non capiamo. Che cosa sono questi numeri? Sono le cifre dei tram, ovviamente, le cifre tranviarie. Ma ogni cifra, ogni numero di tram significa un tragitto, significa un percorso, significa una storia, una successione di storie e di luoghi nella città. Però detti così sembrano quasi un mantra, sembrano quasi qualcosa di un esorcismo rispetto al passato. Il 20, il 13, il 33, anni come cifre tranviarie, o solo indizio ammiccante della radice perduta. E anche qui, quale sarà questa radice perduta? La radice è comunque sempre però qualcosa che affonda nel passato, che è nascosta, sepolta, è qualcosa che ha l'origine. Una sera di nebbia agli incroci di ogni possibile sera. Anche qui è un tempo, ma è anche un non tempo. Questa nebbia diventa uno shifter temporale, no? Come un ponte tra dimensioni diverse del tempo e dello spazio. Infatti, e qui in corsivo introduce i versi del suo collega Luciano Erba, e sera qualunque, traversata da tram semivuoti, mi vedi avanzare, come sai, nei quartieri senza ricordo. Sentite che scarto, che differenza c'è tra i versi di Erba e i versi di Sereni. Stanno dicendo la stessa, vorrebbero dire la stessa cosa, no? Questo deambulare nella città deserta, addirittura Erba parla di quartieri senza ricordo, quindi vuoti, come vuota la nebbia. Però che differenza! In Sereni c'è questa dimensione occulta, veramente di incertezza assoluta, no? Vattata. Invece i versi di Erba sono quasi poveri, sono descrittivi, no? Mi vedi avanzare, come sai, nei quartieri senza ricordo. Sono molto convenzionali rispetto anche alla poesia post-ermetica. E infatti Sereni lo contraddice subito, no? Altro che quartieri senza ricordo. Mai visto un quartiere così ricco in ricordi come questi sedicenti senza nei versi del giovane Erba. Quindi, in comune con Erba, lui ha non tanto la visione della poesia, ma proprio quei ricordi che Erba nei suoi versi sta negando, che sono quelli della Milano di quando erano giovani, della Milano di un tempo, tra due fonde barriere. Ed ecco che ritorna quel tram che c'era all'inizio, tra due fonde barriere. Quindi veramente l'idea del varco c'era anche nell'altra poesia. Questo entra in un tunnel, il tram, dentro un grigio acre tunnel. Quindi ora il grigiore della nebbia diventa qualcosa di negativo,
lo smog, è il grigiore, il tunnel è una strettoia. Con che pena il trasporto buca la nebbia stasera? Viene quasi umanizzato questo tram che fatica quasi con pena a bucare la nebbia, a muoversi dentro questo tunnel, alibi ma beneficio della nebbia. Ecco ancora, ritorna questo binomio, l'alibi e il beneficio. No? E questa immagine del tram che buca la nebbia e entra nel tunnel è un'altra immagine del ritorno in una dimensione che non è presente, ma con pena, così come il poeta con pena rievoca i suoi traumi, rievoca il passato, con pena questo tunnel buca la nebbia, quindi passa il diaframma con un altro tempo, alibi ma beneficio della nebbia, globalità del possibile, la nebbia è anche questo, nascondendo quello che abbiamo intorno, la realtà, ci apre la strada a una realtà immaginata. Lui l'aveva già detto altre volte nelle poesie del deserto, no? Del Diario d'Algeria, no? Che il miraggio, certi effetti atmosferici o la sabbia procuravano, no? Delle visioni che andavano oltre la realtà effettiva delle cose. Quindi globalità del possibile che si nasconde, quindi l'alibi, ancora, ma per fiorire in alberi e fontane. Quindi dietro questa nebbia c'è la potenzialità di alberi e fontane, quindi una città, giardino ideale, quella città tanto amata, no, di cui si parlava anche in appuntamento Ora Insolita. Ma questi alberi e fontane non sono reali, non sono di oggi, sono la polvere da anni di Milano. E quindi la nebbia si solidifica nella polvere del passato. Beh, se non c'è poesia spettrale, non so quale poesia possa essere più dedicata al fantasma, in questo caso il fantasma di una città, del passato, della memoria, quanto l'alibi e il beneficio. E qui si vede veramente come altro che prosa, che poeta che descrive la realtà, che narra. Una poesia del genere veramente poteva scriverla Hopkins, Eliot, Porcelan, insomma, per il livello di doppi fondi metaforici, di varchi tra la realtà, il concreto, l'immateriale, il relativo, l'assoluto, il privato, il pubblico. Veramente c'è tanto e c'è tutto Sereni, secondo me, dentro questo testo. Che ve ne siete, ecco, qui cioè, ora Patrizia, non chiediamo di tradurre questo perché veramente poi saremmo troppo crudeli. Che dici? Traducibile o intraducibile? Non lo so, qui c'è da vedere se Certo, forse Pessoa, magari uno che abbia molta familiarità con Pessoa, un po' di cose le ritrova. c'è da vedere se l'effetto poi in portoghese verrà mantenuto. Questo è, secondo me, l'effetto. Io volevo chiederti una cosa, perché ovviamente, e su questo sono d'accordo, cioè non è una poesia che stia guardando la prosa, effettivamente no, su questo ci sto. Però, se leggo i primi versi, guarda la prosa, cioè le portiere spalancate a vuoto sulla sera nebbia, sulla sera di nebbia, nessuno che salga o scenda se non una folata di smog. Fin qui per me è una poesia che guarda la prosa,
subentra la voce ed è lì che forse c'è una rottura con questo guardare alla prosa. Non so se sei d'accordo su questo. Sì, l'attacco sicuramente non è lì, certamente. C'è anche una narratività che poi nel testo viene negata. Assolutamente sì. Perché sarà questo suono che fa sì che si rompa il vetro, diciamo, se lo possiamo dire così, che si rompa questo vetro, della prosa. Poi, tra l'altro, il suono, la voce grida il tempo di Milano, quindi Esatto. sentendo quella voce gli scatta la fuga dal tempo presente, quindi abbandona la prosa Perfetto. e entra appunto nella dimensione del ricordo e quindi lirica. Assolutamente sì. Allora, anche questo paradossale lo dice bene lui, perché il giornale sarebbe la cronaca, il presente, il tempo di Milano e ciò che accade ora a Milano, infatti. E invece per lui il tempo di Milano è tutto ciò che non è più la realtà, infatti, nella loro spoglia essenza. Ma è come se questa voce dello strillone aprisse un Ecco, momento diciamo, lo epifanico. strillone, perché non so se anche da voi c'era, si usava, lo strillone è spesso un ragazzino che per le strade vendeva gli giornali e gridava, no? Dice, il giornale di oggi, magari diceva anche qualcosa sulle notizie più rilevanti. Anche questa è cosa molto neorealista, lo strillone per strada che vende i giornali. Pensavo, professore, che è molto cinematografico questo passaggio del numero dei tram alieni della propria vita. Molto cinematografico. Sembra proprio che lo staccano, che passa di un ambiente a un altro completamente diverso. E è quasi, direi, inverosimile, in una folata di smog, in una nebbia così fitta, che lui vedesse così chiaramente questi 3 anni. È un po' un contrassenso, ma è giusto nella logica. E pensavo qua, la citazione di Saba prima e di Erba adesso, si vede che c'è una procedura non di questa citazione, mi sembra con funzioni diverse. Certo, lì bisognerebbe studiare un po', ma ho capito che c'è un dialogo qua, non con altri poeti, no? Sì, assolutamente funzioni diverse, perché potremmo dire che Saba è un maestro, infatti c'è anche un bel carteggio tra Sereni e Saba. Quindi di Saba lui ci dà il ritratto umano, ce lo descrive anche fisicamente, cioè è come se ci dicesse: Saba non è solo o non è tanto la sua poesia, ma è la sua figura, la sua concretezza umana di uomo. Mentre invece Erba è un compagno di generazione, sono coetanei, un amico, e quindi con lui c'è questo segreto di condividere il ricordo di luoghi per entrambi familiari e cari. Mentre con Saba c'è una sorta di timore anche reverenziale nei confronti di questo poeta vecchio, che era insopportabile peraltro, perché dice Sereni, con dei versi bellissimi che spiegano molto del carattere di Saba, che parlando sempre di sé, pure tanto donava agli altri, regalava agli altri, cioè era un egocentrico, ma pur essendo autoreferenziale, parlare e stare insieme con lui era un dono per quanto riusciva a trasmettere. Sì, poi Sereni è molto legato a citazioni, c'è Proust citato in alcuni passaggi, vi citavo una poesia Pantomima terrestre, dove addirittura c'è proprio passaggio in spagnolo di Malcolm Lowry, di Under the Volcano, sempre in questa dimensione qui, in una dimensione di opere e di autori che prendono il tempo, pensate a Proust, ma soprattutto Malcolm Lowry, e attraverso l'io, un personaggio che è un io ipersensibile, Proust, vabbè, Marcello ovviamente, ma anche il console,
sotto il vulcano, è come se rompessero la crosta della realtà e trasponessero tutto in una dimensione metafisica. Nel caso di sotto il vulcano è anche una dimensione del giudizio e della condanna, è l'inferno, dell'alcol, delle fiamme, del peccato, della colpa, del passato. Quindi in Sereni c'è per me molto questa dimensione anche letteraria, iperletteraria, che negli scrittori realmente prosastici di solito non c'è. E l'assunzione della parola altrui, anche dei poeti altrui, è sempre, ma dico sempre, nella chiave dell'innalzamento, non è mai quella dell'abbassamento verso la quotidianità. Lui sceglie sempre interlocutori e modelli tra i letterati e gli artisti che innalzano discorso, lo portano su una dimensione che va oltre la quotidianità. Una cosa che ho pensato, no? Non so com'era in quella epoca, ma oggi, se ci penso ai tram, i tram di Milano sono molto vecchi rispetto a quelli di Roma o di Torino, di Firenze, e si vede proprio che sono cose venute quasi di altri pianeti. No? Non so se in quell'epoca c'era questa sensazione. Sì, sono assolutamente d'accordo. Sì, c'è una dimensione, perché a Milano, in fondo, il tram conviveva con la carrozza a cavalli, già nell'Ottocento. C'è uno scrittore, questo è un narratore, un prosatore, Luigi Santucci, che scrive un romanzo, Il Velocifero, in cui appunto paragona questa dimensione, no? L'arrivo del tram diventa, come in Proust, i miti della modernità, il telefono, l'aereo, no? Diventa il segno di una frattura epocale, il passaggio dal mondo di ieri al mondo moderno. E ovviamente la sensibilità dello scrittore, essendo un uomo anche anziano in quel caso, va tutta verso il mondo di ieri. E quindi per Sereni c'è anche un aspetto affettivo, sì, dietro questi tram e queste fermate, le tappe. A dire la verità, oggi sì, è vero, sono vecchi, sono tanto vecchi che sono pericolosissimi perché il numero di pedoni e di ciclisti che vengono ammazzati a Milano, almeno nell'ultimo anno, dai tram è impressionante. Quindi veramente lì siamo sul versante Cronenberg, ma insomma dell'orrore reale, non metafisico, proprio perché sì, per me sono vecchi. Patrizia, dimmi tu quando vogliamo fare la pausa per dar modo ai nostri amici di cimentarsi con la traduzione. No, la possiamo, sì, no, la facciamo adesso, sono le 3:30, la Patrizia, facciamo dimmi adesso. però prima se ci sono altri testi degli strumenti umani o abbiamo finito. Volevo solo fare un'osservazione, come l'idea del paradosso che hai sottolineato in Sereni, anche qui torna, perché è un fiorire, ma per fiorire in alberi e fontane, ma quello che fiorisce è la polvere, cioè è qualcosa di residuale. Quindi ancora una volta vediamo questo che non è un contrasto, ma è una complementarietà, cioè il fiorire non può essere il fiorire di una rosa, ma è il fiorire della polvere, cioè vita e morte. Vado Comunque è insieme. una polvere a cui si guarda quasi con un intenerimento. È un Certo. po' come se l'immagine improvvisamente diventasse color seppia, seppiata, no? Con quella grana, no? Tutto polverosa. E poi sì, è un'immagine negativa perché quel tempo è cancellato, ormai è polvere, però è comunque una polvere che scatena una reazione sentimentale forte, affettiva. È una polvere che fiorisce, appunto. Allora, vediamo. Dall'Olanda. Allora dai, vediamole e poi facciamo la pausa. A
Anche perché togliere questi testi con quello che sta accadendo ora in Medio Oriente, veramente mi sentirei in colpa io, no? Perché veramente Sereni è uno di quelli che si sono distinti per questa capacità di leggere il senso della storia, delle responsabilità, delle contraddizioni e dei drammi. E qui sono tre testi dall'Olanda. Ovviamente si tratta di un viaggio compiuto da Sereni. Ma questo viaggio sembra non avere nulla di legato allo svago, la faccia di vacanza, no? Tutt'altro, è un viaggio nelle profondità del passato e delle responsabilità storiche. Allora, diciamo che gli olandesi diventano, tanto i tedeschi sono decisamente antipatici per questa loro facilità nello scrollarsi di dosso la memoria delle colpe della Seconda Guerra Mondiale. Tanto gli olandesi, così schivi, così duri, tenaci, si rappresenta veramente come un popolo veramente luterano, no? Dedito al lavoro, anche con una cupezza, una concezione della vita drammatica, dura, di sacrifici, che si contrappone alle nuove belve, appunto, che frequentano i night, che vanno nei ristoranti. C'è una poesia molto bella, che dal punto di vista di linguistico anche quello sarebbe per la traduzione interessante, che fa La pietà ingiusta, in cui il poeta è a Francoforte, appunto, e viene invitato a cena a Sachsenhausen, cioè un locale che si chiama Le Case dei Sassoni. Il problema è che Le Case dei Sassoni era anche e soprattutto il nome di un campo di concentramento. E per questi suoi ospiti tedeschi, questo paradosso e questo stridere violento tra le due cose non sembra essere nemmeno percepito, ma poi lui scopre che il continuo ripetere alle case dei Sassoni, sì, dei Sassoni, cioè quelli che fanno la cucina tradizionale, che vengono dalla Sassonia, era un continuo modo per mettere da parte l'immediato ricordo invece della Sachsenhausen, quella che era appunto il campo di concentramento. E qualcosa di simile accade dall'Olanda, no? Allora, vediamola. In realtà sono tre testi diversi in una piccola suite. Il primo è Amsterdam, poi c'è l'interprete e poi Volendam, quindi due luoghi e una figura. Amsterdam. A portarmi fu il caso, tra le 9 e le 10, una domenica mattina, svoltando a un ponte, uno dei tanti, a destra, lungo il semigelo di un canale. E non questa è la casa, ma soltanto, mille volte già vista sul cartello dimesso, casa di Anna Frank. Disse più tardi il mio compagno, quella di Anna Frank non deve essere, non è privilegiata memoria. Ce ne furono tanti che crollarono per sola fame, senza tempo di scrivere. Lei, è vero, lo scrisse, ma a ogni svolta, a ogni ponte, lungo ogni canale, continuavo a cercarla, senza trovarla più, ritrovandola sempre. Per questo è una insondabile Amsterdam, nei suoi 3-4 variabili elementi, che fonde in tante unità ricorrenti, i suoi 3-4 fradici o acerbi colori, che quanto è grande il suo spazio perpetua, anima che si irraggia ferma e limpida su migliaia d'altri volti. Germe dovunque e germoglio di Anna Frank, per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam. Poi l'interprete. Adesso tornano, floridi, tessosi, pieni zeppi di valuta. Sono buoni clienti, non si possono respingere. Informazioni, quante voglio, non una parola di più. Non si tratta di rappresaglia o rancore, ma di inflessibile memoria. Polenta. Qui acqua, 100 anni fa, ripeteva la guida Federico. Oggi polvere, vita, tra polvere e diga. Qui c'è posto per l'appropriazione solamente e la difesa dalla morte. Questo dicono le facce arrossate dal freddo, fuori dalla messa cattolica, affollata, la nenia del vento volubile tra i terrapieni. L'amore è di dopo e dei figli ed è più grande. C'è proprio un rintocco quasi, no? Diverso da quello delle poesie in cui Sereni parlava di sé, delle sue perplessità.
c'è la radicalità del giudizio, cioè il giudizio della storia. Oserei dire che queste sono le poesie che Sereni sognava e sperava di poter scrivere, anche sull'Italia, non solo sulla guerra. Cioè lui, se avesse potuto, sarebbe stato un poeta civile di questo tipo. Però appunto si tratta di un caso molto particolare all'interno della sua produzione, che non può essere generalizzato. Anche perché l'elemento storico di giudizio si fonde con le caratteristiche della poesia di Sereni, soprattutto in Dall'Olanda, questa città prismatica, Amsterdam, con questi incroci continui tra pochi colori, e però questa vertigine dei canali e questa uniformità dei colori delle case che fanno sì che ogni casa possa essere la casa di Anna Frank, così come ogni dolore, come ogni morte può essere e vale quella di Anna Frank nel ricordo condiviso. Però lei lo ha scritto, dice Sereni, no? Non tutti hanno avuto la possibilità di scriverlo, lei lo ha scritto, ma la sua non è privilegiata memoria, perché come Amsterdam è una e tante della varietà, ma insieme uniformità dei suoi canali, così anche Anna Frank è una e tante, così come le tante storie delle vittime della persecuzione dell'Olocausto. E appunto il cartello dimesso, onesto, umile, non dice questa è la casa di Anna Frank, ma casa di Anna Frank. E la spiegazione appunto è questa, che la memoria non è un bene privilegiato, il fatto di aver scritto non costituisce una valore aggiunto, ce ne furono tanti che crollarono per sola fame senza tempo di scriverlo. Eppure c'è questa idea della continua ripetizione, che è molto bella in questa poesia, è come se ci fosse un modulo fatto di colori, ma anche della uniformità delle case, e quindi delle memorie di quello che significano questi luoghi, che si ripete continuamente nella città, quasi a blocco. E ancora una volta è qualcosa che vive in uno spazio particolare. C'è sempre la fusione in Sereni tra lo spazio che accoglie l'evento e le caratteristiche dell'evento. Qui queste tinte ricorrenti, cioè i 3-4 fradici o a certi colori, ancora la dimensione dell'acqua, qui essendo un testo dedicato al male della storia. Quest'acqua anche qui è marcia, sono colori fradici, questi dei canali di Amsterdam. Che quanto è grande il suo spazio per te. La città moltiplica, perpetua questa uniformità e questo ricordo per tutta la sua estensione, quanto è grande il suo spazio. Per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam. E poi invece abbiamo una poesia. Qui Patrizia è proprio prosastica, prosastica, qui non c'è niente da dire. È proprio un brano di un frammento che poi sembra preso da un registratore, sta ascoltando la sua guida, Federico, che condanna in maniera lapidaria e segna veramente la distanza tra questi nuovi ricchi che sono i turisti tedeschi, dopo 20 anni dalla guerra, no? Vanno a vedere Amsterdam. Adesso tornano floridi, chiassosi, pieni zeppi di valuta, moneta pregiata, sono buoni clienti, non si possono respingere. Informazioni, vedete la sintassi nominale con cui informazioni quante vogliono, quindi la professionalità nell'avere un rapporto con questi turisti, non una parola di più, quindi nessuna empatia, nessun rapporto umano al di là di questo professionale. Non si tratta di rappresaglia ora ancora, ma di inflessibile memoria. Questo verso finale col ma iniziale, ma di inflessibile memoria, in cui l'aggettivo veramente inflessibile dà conto proprio anche della nettezza di questi testi, che è veramente inconsueta in Sereni. Ogni volta che parla dei tedeschi sarà perché appunto si è trovato insieme alle schiere dei brutti, come lui diceva, no? Durante l'occupazione della Grecia e poi in prigionia, lì non c'è più nessun tentennamento,
c'è una radicalità del giudizio nettissima, no? Inflessibile. Come inflessibile la tempra di questi olandesi, lo vediamo appunto con la guida Federico, che è sempre l'interprete di qui sopra, che spiega come gli olandesi siano stati capaci di trasformare un paesaggio acutrinoso, qui acqua 100 anni fa, addirittura imita anche questo italiano stentato di Federico, no? Che dice qui acqua 100 anni fa, oggi polver, no? Senza articolare, no, la frase, e quindi terreno, il tappezzamento di terreno coltivato sotto il livello del mare, continuamente minacciato, no, dall'acqua del polver, vita tra polver e diga. Ecco, la vita è continuamente in bilico in questi posti, tra il radicamento nella terra, il polver, e la diga, che è la protezione rispetto al mare, all'esondazione. Questo dicono le facce arrossate dal freddo fuori dalla messa cattolica a Moletta. Questa durezza di una vita conquistata veramente contro il suolo, no? Con fatica, con pena, l'anemia volubile tra i terrapieni, è questo vento che crea una musica tra i terrapieni, no? Delle dighe che segnano i dislivelli, no? Dico, raccontano questa storia di sacrifici. L'amore di dopo, e qui ancora una volta queste chiuse di sereni, no? Bellissime, che danno a un elemento descrittivo una connotazione invece morale di giudizio. L'amore di dopo è dei figli ed è più grande, con questo, no, impara finale, imperativo, come anche un'ammonizione al lettore, a tutti noi, no? Che fa riferimento a questa. Ancora una volta l'idea di un futuro che saranno i figli che potranno permettersi non più di giudicare, non più di vivere questa vita appunto di sacrificio, ma una vita fatta di amore. Però l'amore è di dopo, non è del momento in cui si deve ancora fare i conti in maniera inflessibile con la memoria e costruire letteralmente il proprio spazio, la propria esistenza. Io direi una cosa, avevi detto prima che Sereni è il poeta del dubbio, ed è vero, Sereni è il poeta del dubbio, però qui, quando sta facendo i conti con la storia, è molto duro, non ci sono i dubbi, cioè inflessibile memoria, impara, il poeta del dubbio qui non mette il rapporto con la storia in dubbio. Assolutamente, per questo il fascino della poesia di Sereni è che lui non è un elegiaco che evade dalla realtà. Lui riesce a far convivere questi spazi dell'interiorità, della memoria, del ricordo con una consapevolezza fortissima dell'essere nel mondo, nel presente e delle responsabilità dell'uomo e del poeta. E questo è, per tornare al discorso sulla traduzione, è fondamentale, credo, che il traduttore abbia questi strumenti per poter tradurlo. Perché, vabbè, qui è molto evidente questa posizione dura, ma pensare che il poeta è sia che Sereni sia anche il grande poeta del dubbio della sua generazione è fondamentale affinché la traduzione non lo tradisca. Che lascia il dubbio, perché la tentazione di un traduttore potrà essere di risolvere i dubbi anche inconsciamente. E anche l'alluso e il non detto, no? Cioè lui non dice mai questa vita è dura e faticosa, dice solo vita tra polder e diga.
siamo noi che facciamo un'inferenza e pensiamo a come debba essere drammatica, no? Questa lotta continua per trovare uno spazio, veramente una terra sotto i piedi. Però lui non lo dice. Può essere semplicemente un ritrattino, no, di quello che vede. Colbert diga. Ma dietro c'è tutta una dimensione che solo all'interno dell'intero testo emerge. Ecco, Serini non è mai poeta citabile di cui si possono prelevare un paio di versi, no? Montale in alcuni casi è già tutto, no? Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, solo questo la possiamo dire, no? C'è già tutto. Con Serini non è possibile, perché prelevando un passo dei suoi testi tradiremmo tante delle sue intenzioni e tutto ciò che è implicito dietro quei versi negato o che si compenetra, integra quei versi. E anche del peso specifico proprio dei singoli poeti. Sereni in Italia è pubblicato anche in versione economica in un volumone con le prose e le poesie, però è nella collana dei Meridiani, probabilmente sapete, è la collana, diciamo, di riferimento, anche se si è molto impoverita, ecco, negli ultimi tempi, accogliendo anche cose impresentabili, però linea di massima, i classici moderni sono in questa collana. Invece, il corrispettivo, sempre della Mondadori, per gli autori sui quali non si vuole scommettere su un volume monumentale come il Meridiano, che anche è un apparato, ma comunque si vuole dare l'opera omnia dello scrittore, è questa collana qui, i Baobab. Vedete, il formato è molto bene, la carta non è una carta di riso come il Meridiano, e le copertine sono decisamente brutterelle. Questa è anche una delle migliori. Sono molto pop, molto colorate, anche un po' daltoniche. Però ecco, è un'ottima cosa che ci siano raccolte tutte le poesie. Ma questa è recentissima, è di 2 anni fa. Prima ci si doveva accontentare di un Oscar Mondadori con un'antologia. Poesie di Lorisi. Ecco, Nelorisi è un poeta che io amo molto, ma in questo non sono in compagnia di tantissimi italianisti, per dire la verità. E io lo amo molto anche al di là della sua caratura ideologica da poeta civile, da poeta impegnato. In linea di massima, soprattutto per la prosa, io sono dell'idea, all'avviso, dell'idea che tutta la poesia, tutta la letteratura di per sé è in un continuo dialogo e scontro tra la realtà e altre realtà e altre dimensioni, tra il visibile e l'invisibile, tra il materiale e l'immateriale. Quindi non c'è bisogno di farsi banditori di verità o dogmi o profeti o gazzettieri, giornalisti per dire di essere poeti impegnati. Lo sono tutti quando fanno bene quello che fanno. Quindi non è tanto quell'aspetto che mi attira nei Lorisi, ma è come lui sia riuscito a trovare forme, una struttura assolutamente letteraria, che non ha nulla a che vedere con una prosa da giornale, da manifesto politico, per temi che prima, salvo Fortini e pochi altri, erano quasi esclusi dalla poesia italiana del Novecento, che era molto rarefatta, era molto pura. Si poteva parlare di determinati argomenti, l'amore, il dolore, la morte, la malinconia, l'essere, ma di uno sciopero in fabbrica no, per dire. Invece Nelorisi riesce a coniugare le due cose. Riesce ad essere straordinariamente teso. Teso è un aggettivo che non uso invano perché la sua prima raccolta si intitola Polso teso. In questo senso del corpo, delle mani, del lavoro e della tensione, per cui il poeta è un fabbro, è un artigiano. Per citare una sua raccolta, il poeta e lo scrittore in generale, l'artista è un fabbricante del bello, letteralmente lo forgia, lo fa materialmente.
come se fosse un oggetto la poesia. E quindi questo si vede molto nei suoi testi, che sono molto curati, molto raffinati, anche quando l'aspetto del messaggio, cioè dei contenuti, che sono contenuti spesso di denuncia, anche molto estremi, molto forti e ideologicamente molto connotati, su una sinistra di protesta molto extrapartitica, direi, fuori dalla dimensione dei partiti, per appunto, una dimensione più puramente ideologica, marxista, questo però viene, come dire, ingentilito dalla capacità che il poeta ha di trovare sempre la forma adatta per questo tipo di poesia. E naturalmente lui è nato nel 1920, quindi appartiene alla quarta generazione poetica novecentesca, quella immediatamente successiva a Sereni. Si portano meno di una decina d'anni di distanza, ma è già un'altra generazione poetica, la generazione che ha cominciato a scrivere dopo la Seconda Guerra Mondiale. E infatti i primi testi, quelli che poi lui raccoglie nella prima sezione di Polso Teso, sua prima raccolta, sono degli anni 44-47. Se scorri un po' in giù, Patrizia, vediamo, ecco, situazione, ecco, no, no, situazione, ecco. Ecco, situazione emblematica, tanto vedete anche dal punto di vista visivo, colpo d'occhio, questi testi sono più concisi, i versi sono brevi, poi vedremo anche come hanno una, sono taglienti anche per molti versi, non cercano l'eufonia, l'armonia del suono, a volte la raggiungono per altre vie, però sono molto incisivi. Allora, situazione. Stiamo parlando dell'Europa uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Si chiudono i cancelli per i dipinti, le serrature oliate, i piavistelli unti, s'aprono altre gabbie, bocche di lupo, piombi, cellulari. Per le cose che accaddero nell'età cimiteriale, per tutte le piaghe di ieri, con tutta la rabbia attuale, l'uomo non è da assolvere, l'uomo è da salvare. E come vedete, certo, è poesia di denuncia, no? Dei contenuti molto netti. Il giudizio, quello che si diceva che c'è a volte in Sereni, qui c'è sempre. Non c'è poesia che non sia giudizio sulla realtà, sul mondo, sul comportamento degli uomini, che quasi sempre è valutato in maniera molto negativa. Però c'è l'uso della rima, c'è da un lato una presenza di termini che sono estranei al lessico poetico, quella grammatica poetica che abbiamo visto essere quella dominante, no, nel Novecento. Va bene le gabbie, ma le bocche di lupo, i cellulari, intesi come i trasporti dei detenuti, dei prigionieri, i piombi, come i piombi di Venezia, no? Le carceri. Ecco, convivono questi elementi antichi della tradizione, anche nel lessico, con elementi moderni che introduce lui o comunque i poeti della sua generazione all'interno del campo della poesia italiana. E il tema è sempre quello di fondo: certe cose non sono mai finite. Non si finisce mai di combattere i totalitarismi, i fascismi, il dogma, il pregiudizio, una certa economia predatoria, il colonialismo, tutti i mali del Novecento vengono squadernati da Nello Risi con una schiettezza, a volte anche aspra, rude. Però io trovo molto raffinato il modo in cui lui lavora, veramente come un incisore, le parole, per dargli un peso, una pregnanza, anche se sono parole non nobili, non sono le parole della poesia tradizionale, però sono tutte molto, molto ben calibrate. Situazione, allora, si chiudono i cancelli ridipinti,
I cancelli sono ridipinti, la guerra è finita, però sono sempre cancelli, sono sempre prigioni. Le serrature oliate, i chiavistelli unti, quindi c'è questa manutenzione quasi di oggetti, di luoghi che però sono i luoghi di pena del Novecento, carceri. S'approntano altre gabbie. Ecco, nel momento in cui si ripulisce, si ridà una veste ai vecchi cancelli, alle vecchie prigioni, si aprono altre gabbie, bocche di lupo, tutte le forme di trabocchetto, di prigione, spesso sotterranea o comunque di luogo chiuso, a cui sono condannati i prigionieri politici, per lo più, piombi cellulari. Quindi un mondo concentrazionario, come anche Pasolini in questi anni denunciava. Se ci pensate, gli anni 60 e 70 sono gli anni che vedono molti filosofi, soprattutto francesi, sociologi, da Erving Goffman con Asylus a Foucault, Sorvegliare e punire, riflettere su una condizione dell'uomo che tutto è meno che libero, perché nuove forme di coercizione, di prigionia, di contenimento, si sono aggiunte a quelle vecchie. E poi, dopo questa prima strofe, c'è la seconda, anche qui con un che di lapidario, no? Per le cose che accaddero nell'età cimiteriale, e qui immaginate un verso brevissimo, che però dà la definizione di un'intera epoca, l'età cimiteriale. E pensate a quanto è efficace questa definizione del Novecento, se pensate a libri come I grandi cimiteri sotto la luna di Bernanos, no? Alla dimensione appunto della tomba mausoleo, no? Che tanto ha rappresentato, no? Nei drammi del Novecento. No? L'età cimiteriale è quella che si sono lasciate alle spalle. Per le cose che accaddero nell'età cimiteriale, per tutte le piaghe di ieri, mali della storia, principalmente, con tutta la rabbia attuale, ed ecco che questo passato che non è mai terminato ritorna, la rabbia per quello che si ripete, o che in altre forme, magari meno drammatiche, però comunque resta, l'uomo non è da assolvere. La dimensione del giudizio, irrevocabile, no? Inflessibile come la memoria di Sereni. L'uomo non è da assolvere. E poi c'è la domanda: l'uomo è da salvare? Quindi non perdono, non assoluzione, ma riscatto, tra virgolette, salvezza, che ha una dimensione più laica di aiuto che non metafisico-religiosa, non è salvezza nel senso spirituale dell'anima. È molto più concreta la cosa. L'uomo non è da assolvere, l'uomo è da salvare? Vedremo a occhio, considerando lo sviluppo delle poesie di Risi, la sua risposta forse più no che sì. Infatti ama molto tornare a una dimensione che è quella dell'età della pietra, dell'uomo primitivo, come una sorta di antenato dell'uomo moderno, da cui l'uomo di oggi ha ereditato la violenza, in sostanza, una natura ferina, bestiale. Però Risi è anche un poeta della ragione, è un illuminista, ma un illuminista scettico. Ama molto Leopardi, lo cita spesso, proprio per il suo pensiero negativo sulla condizione dell'uomo e sulla perfettibilità dell'uomo, sul miglioramento della società. Quindi un marxista che non crede che la società sia migliorabile, un illuminista razionalista che crede però che il mondo sia votato alla sofferenza e al male e che non crede nella un rivoluzionario che non crede nella possibilità della rivoluzione. Tutta una serie di contraddizioni. In quanto uomo, lui è un militante, in quanto poeta, racconta lo scacco, il fallimento
dell'idea di miglioramento di perfettibilità dell'uomo e della società, pur rimanendo lui sempre invece un combattente per tutti questi valori. E non c'è paradosso questo. Cioè, se lui fosse convinto che il suo operato potesse veramente cambiare la realtà, probabilmente non sarebbe così impegnato nell'azione e nella pronuncia anche della necessità del cambiamento, di una giustizia sociale e a tutti gli effetti. È anche stato uno dei primi poeti ecologici d'Italia. Ha scritto anche una collana di poesie tema ecologico. Ovviamente alcune almeno di queste sono poesie molto più dense, molto più concentrate e che hanno meno riverberi della poesia di Sereni. Ecco, direi così, sono poesie certo in chiaroscuro, ma che non hanno troppi riverberi, troppi riflessi, sono come incise. Fanno sempre pensare, mentre Sereni può far pensare a tanti artisti, a tante cose, anche all'informale addirittura, Nerosi si fa pensare all'incisione di Goya, quelle sulla guerra, ad esempio, no? Bianco e nero, molto netto. Patrizia, io qui non ho i post-it sul libro, quindi quando vuoi scorri tu e io ritrovo poi il testo dalla pagina. Ecco, questa invece è la raccolta successiva, Pensieri elementari. Anche qui, Pensieri elementari. In cui elementari significa materialismo principalmente, perché lui era un materialista dal punto di vista del pensiero. Cita Brecht, e anche questo la dice lunga sulla genealogia della sua poesia. Lo so, piace soltanto chi è felice, scrive Brecht, e la poesia di Nero Risi invece è tutta dedicata agli infelici. E infelici per Risi sono tutti gli uomini, a cominciare dai progenitori. Infatti, questi pensieri elementari affondano nelle origini della specie umana e dei suoi comportamenti. Può sembrare stranissimo, questo è in effetti un vero paradosso, ma certi aspetti della poesia di Nello Risi lo accomunano a un poeta che ideologicamente era quanto di più distante si possa immaginare. Gottfried Benn, al limite, non dentro, però un passo prima la connivenza col nazismo, passo prima di essere connivente, però diciamo che una percezione negativa del mondo che poi ha portato ad altre aberrazioni. Però dal punto di vista poetico, della poetica appunto elementare, del fenotipo, per citare appunto Gottfried Benn, o della morgue, dell'anatomia dell'uomo e della morte, il comunista, marxista, materialista Nello Risi non è poi così distante dal reazionario antimoderno Gottfried Benn, proprio per questa visione arcaica delle radici del male, della colpa dell'uomo. E qui troviamo in questo testo, che non a caso è quello che apre la raccolta, questa idea di una continuità tragica nella storia dell'uomo. Perciò vi dicevo, tra le varie contraddizioni, un marxista che non crede nella storia. I primi uomini andavano lenti sotto il peso della bestia che è dentro e fuori, atterrati da meteoriti e da vapori velenosi e da premonizioni tra boschi queruli, magie simpatiche, magie omeopatiche, il sacerdote uccideva i sacerdoti. Noi ci muoviamo quasi eretti, acclimatati, un po' frenetici, in giungle di vetro o in un campo magnetico, e la bestia, se non salta, la si avverte meno. Si va avanti, certo, il ben pensante
uccide i ben pensanti. Si va avanti, ma non si va avanti, no? Immediatamente no, annulla quello che ci ha appena detto. Era l'uomo delle caverne che si muoveva lento, per la sua corporeità e perché aveva il peso della bestia che era dentro di lui, la ferinità, l'animalità che era dentro, e fuori una condizione ambientale ostile, di morte. Era totalitaria, no? Atterrati da meteoriti e da vapori velenosi, addirittura, no? Quasi quasi una sorta di destino di estinzione del genere umano, e da premonizioni, quindi la magia, mondo arcaico in cui l'uomo crede appunto nei miti, nelle leggende, negli dei, nei demoni, quindi l'irrazionalità, no? Assoluta, le paure. Le paure che si traducono in religione, e qui viene fuori il materialista e l'illuminista Risi, e da premonizioni tra boschi queruli. Qui dovete immaginare tutto quel sostrato che, per esempio, è nel libro di Fraser, Il ramo d'oro, l'antropologia, no, dei rituali dei popoli arcaici, con la loro religione animista spesso. Magie simpatiche, magie omeopatiche. No? Per cui sulle grotte rupestri veniva rappresentata l'uccisione del bisonte e quello era, no? Una sorta di anticipazione della caccia che doveva finire favorevolmente con l'uccisione dell'animale. Il sacerdote uccideva i sacerdoti, è proprio Fraser, no? Nel bosco di Nemi e in tutte le culture arcaiche la successione del gran sacerdote, dello sciamano, avveniva con l'uccisione di chi deteneva prima di lui, no, quella mansione, quel ruolo. Appunto, un mondo di magia, di superstizione, arcaico, primordiale, violento. Il sacerdote uccideva i sacerdoti per subentrare a loro. Cosa è cambiato? Noi ci muoviamo quasi eretti, in cui quel quasi è meraviglioso. Quasi eretti, non completamente, acclimatati, quindi perfettamente a nostro agio nell'ambiente inquinato, non come i poveri uomini preistorici che avevano a che fare con le comete, le meteore, no, e le minacce di estinzione, un po' frenetici, in giungle di vetro, le nostre giungle sono appunto artificiali, vetro, o in un campo magnetico, quindi i luoghi sono diventati anche luoghi virtuali. Più luoghi concreti, e la bestia, quella bestia che è dentro di noi e che pesava sopra i movimenti dell'uomo antico, arcaico, se non salta, cioè se proprio non si mette a fare grande confusione per farsi notare, la si avverte meno, cioè la teniamo nascosta. L'uomo civile non riesce a sopire la bestia che è in lui. Si va avanti, certo. Il ben pensante uccide i ben pensanti. Quindi la dimensione istituzionale del sacerdote, magica, primordiale, archetipica, è diventata quella del borghese, della lotta per la vita, per la supremazia in una società capitalista borghese in cui il ben pensante uccide il ben pensante. Un'altra forma di superstizione, in altre parole, di dogma, quella della magia antica, omeopatica o simpatica, che guidavano la morte dei sacerdoti, e invece oggi quella appunto dei borghesi ben pensanti che sacrificano ad altari diversi, però sempre altari sacrificali sono. Immaginate nella ultracattolica Italia democristiana un poeta del genere come poteva essere accolto. Nonostante fosse il fratello di un grande personaggio come il regista Dino Risi, molto amato, uno dei principali esponenti della commedia all'italiana, la commedia però quella migliore, più riuscita, autore di grandi film. Anche Nello Risi era anche regista, sceneggiatore, oltre che poeta. Ed è il marito, era, perché è morto nel 2015, il marito di un'importante scrittrice italiana di oggi,
nonché testimone della Shoah, una sopravvissuta, Edith Bruck. Allora, è un po' brusco, il passaggio da Sereni a Risi? Sì. Ancora elaborando. Ovviamente c'è molta ironia, però è un'ironia caustica, è un'ironia in alcuni tratti nera e macabra persino. È interessante pensare che tutte le conquiste, tutte, o una buona parte delle cose conquistate, o che si pensava se avessero conquistate, lui, le mette tutte in gioco quando dice quasi eretti. Quindi c'è l'idea dell'Homo sapiens, cioè dell'illuminismo, della ragione. Qui è molto interessante. E ci mette, noi ci muoviamo quasi eretti, cioè ci mette proprio in contatto con gli animali. Cioè, torniamo, non siamo mai lasciati. Non abbiamo mai perso e non perderemo mai questo tratto animalesco, istintivo. C'è un solo elemento poi che riscatta, lo vedremo dopo, cioè latte. Per lui il latte diventa il contraltare rispetto a questa bestialità che rimane nel DNA dell'uomo. Ecco, proprio anche questo, perciò parlavo di Gottfried Benn prima, perché sembra quasi che lui creda che nella biologia dell'uomo ci sia questa condanna. E detto da uno scrittore progressista, è interessante, però è un progressista, ma un materialista come Leopardi e come la tradizione settecentesca che stava dietro a certo Leopardi. E questo libro, se non mi sbaglio, degli anni 80, 70. anni 70. Sì, poi i suoi libri si addensano tutti intorno agli anni 60-70, certo continua anche negli anni 80, ma molto, molto è degli anni 70, tra le sue cose migliori. Tra l'altro è un poeta pieno di pensiero, no? Però evita qualunque forma di saggismo, quindi il suo pensiero è concentrato quasi in aforismi, no? In questa nettezza delle prese di posizione. E per lui la poesia è una sorta di agevolazione rispetto a questa densità, a questa immediatezza e concretezza, tanto che una delle sue raccolte, poi la vedremo, si intitola Di certe cose. Però il titolo completo è Di certe cose che dette in versi suonano meglio che in prosa. Un titolo prosastico, no? Lunghissimo, per dire che la poesia continua a mantenere una supremazia quando si deve andare all'osso delle cose. A palavra jungle é um trocadilho para jungle? Sì. Jungla è la corretta, Nossa, è doido isso, mas enfim. del mato, Sim, selva. la selva, sì. Uhum.
Poderia essere esse poema un contraste Però entre nella parola natureza e cultura? giungla c'è un qualcosa di più, perché la metafora, per esempio, nel mondo americano, no? Giungla d'asfalto, film, giungla di cemento, cioè la città moderna, la metropoli, viene definita da tanti autori così, quindi con la parola giungla, perché la giungla implica la lotta per la vita delle piante, degli animali che sono lì, no? Quindi è proprio necessario lasciare quanto più termine quanto più vicino possibile a giungla, perché giungla è disordine, è caos, è lotta per la vita, quasi in termini darwiniani. E del resto si contrappone, in questo caso quasi in negativo, con i boschi di qui sopra. Perché i boschi sopra hanno una dimensione sacra, sono in emora, i luoghi dove si compivano i riti, tutte le culture arcaiche, quelle prelatine, come insegna il ramo d'oro di Frese, avvenivano nei boschi, si incoronavano gli sacerdoti, nei boschi. Al riparo da sguardi indiscreti. La giungla, quindi, paradossalmente è peggio, perché è un luogo dietro, è l'opposto del bosco che ripara, nasconde, protegge i segreti, il mistero. Invece la giungla di vetro è esposta a tutti. Grazie. Dimmi tu, Patrizia, quando vuoi proseguiamo. No, no, no. Ancora. Ecco. Qui siamo veramente al culmine della sconfessione di tutto ciò che la narrazione che l'uomo fa di se stesso in chiave progressista. No? E vedete come la poesia di Risi accumula simboli, simboli del male, simboli della corruzione dell'uomo, del degrado e non del progresso della civiltà. E quindi si tratta di riferimenti a volte a fatti storici, drammatici, guerre, oppure semplicemente di ritorni indietro, no, in questo passato a volte preistorico, addirittura in cui l'uomo era poco lontano dalla bestia, dall'animale. E il titolo qui è molto bravo nel trovare i titoli dell'Orisi, non solo i titoli delle raccolte. Questo si intitola in francese, per rendere quasi più chic, no, più raffinata la celebrazione della civiltà, L'œuvre du XXe siècle, quindi l'opera del XX secolo, la grande opera, questa grande costruzione dell'uomo contemporaneo, il XX secolo, una meraviglia, no? Un'opera d'arte, l'opera del XX secolo. Cos'è, come si traduce questa grande opera dell'uomo? Vediamo. Monolitica o musiva, l'opera è là, per l'eternità. Un po' cupa, un po' rozza, un po' brumosa, in un arco di morene progressive, da paesaggio quaternario, la gran cosa. Che minatori, che castori, scava scava sotto l'erba, c'è la torba, da necropoli sotto la metropoli, c'è il carbone, con l'uranio, col bitume, per i tram sul macadam, la bella impresa. Caviamo i fosfati, colmiamo gli ossari, drizziamo i muri, il muro del pianto e il muro del suono, il muro spinato, tutti forzati. Il futuro. Che lucida coscienza punitiva, che complessi, ma che lumi, che digesti, che classici tedeschi in tutta pelle dei ghetti di Rikovo e di Varsavia, viva il secolo cavia! Che gaia scienza, maremoti per il fungo balneare di Bikini, mare e monti per i bambini radioattivi di Hiroshima, ma la morte per le scimmie dentro i razzi planetari.
gratis. Pugno nello stomaco, una poesia del genere, no? In cui quasi in maniera empia, dissacrante, si mescolano, no? I volumi che dovrebbero rappresentare il culmine della civiltà, che lumi, l'ecumenismo, che digesti, le sintesi del pensiero, che classici tedeschi, cioè il massimo, no, dell'astrazione del pensiero nobilitato, però fatti relegati in pelle delle vittime dei ghetti di Rakow e di Varsavia. Viva il secolo cavia, secolo di tutti gli esperimenti dell'orrore, in cui l'uomo regredisce a cavia. Primo Levi insegna in questo di tutto il peggio che si possa immaginare, no? Ma vediamo dall'inizio. Andiamo su, Patrizia. Ecco, l'opera. Ah, lui comincia parlando effettivamente fuori di metafora di un'opera, un'opera d'arte, monolitica o musiva, quindi tutta ad un pezzo, oppure composta come un mosaico di eventi, di situazioni. L'opera è là per l'eternità. Quasi cacofonico, no? Questa rima. L'opera è là per l'eternità. C'è come uno sghignazzo sull'idea che l'opera sia destinata a maturare nel tempo. Un po' cupa, un po' rozza, un po' brumosa, in un arco di morene progressive da paesaggio quaternario. Eccola cos'è, no? È qualcosa di molto massiccio, rozzo, duro, come la pietra, come le morene della roccia, un paesaggio arcaico, primordiale dell'era quaternaria, preistorico. La gran cosa, quest'opera della contemporaneità. È tutto ironico, ovviamente, no? La gran cosa. Che minatori, che castori ci vogliono, no? Per scavare in questa roccia e scolpire, no, quest'opera. Scava, scava, sotto l'erba c'è la torba. Appunto, la torba che rimanda ai cimiteri, agli ossari, a uno strato arcaico, no? Anche geologico arcaico. La necropoli sotto la metropoli. Certo, è la storia. È chiaro che la metropoli si erge sotto la necropoli, però accostandole in questa maniera, nello stesso verso, è come se lui le unificasse, se smontasse tutto il castello, no, la metropoli di carta dell'uomo e la riconducesse alle sue radici assolutamente infime. La necropoli, la torba, c'è il carbone. Con l'uranio, col bitume. Ecco l'uomo che scava questa volta per sfruttare il pianeta, per trovare il carbone, ma anche l'uranio. Per i tram sul macadam, la bella impresa, ecco le colonie, lo sfruttamento, no, delle colonie dell'Africa per attingere le risorse. È così che si costruisce la grande opera dell'uomo, della modernità. Caviamo i fosfati. Colmiamo gli ossari, ecco che appunto si trova scavando, si trova le tracce del passato, gli ossari, drizziamo i muri, perché l'uomo edifica, costruisce, quindi drizza i muri, però quali sono questi muri? Il muro del pianto e il muro del suono. Il muro del suono lo si rompe attraverso il progresso, no? Con i razzi, con i voli interplanetari. Il muro del pianto resta sempre lì, no? Il muro spinato, il muro concentrazionario, tutti forzati. Ecco che siamo sul muro del pianto, lungo il muro del suono, quello della contemporaneità più moderna, innovativa. Sempre di muri spinati si tratta, sempre di prigioni, tutti forzati, per il futuro. Quasi una sorta di prefigurazione apocalittica, no? Cioè nel momento in cui si dice che si lavora per il futuro, per costruire la grande opera del XX secolo, no? In realtà non si fa altro che rintrizzare i muri, nuovi muri, nuove prefigurazioni.
che lucida coscienza punitiva, appunto, la ragione si riduce a lucida coscienza masochistica quasi, no? Autopunitiva, che complessi, e qui anche la psicanalisi, Freud, tutto lo scavo, ancora scava, scava. Per inciso non vi ho detto scava, scava, è una citazione, perché scava, scava era il motto di Marx. Scava, scava, vecchia talpa. Talpa che doveva distruggere le fondamenta, no, della società capitalista per costruire, no, un nuovo mondo. Scava, scava era proprio un chiaro, esplicito emblema marxiano. Però è rovesciato anche qui, perché qui non, anche scavando non si cava nulla, nulla di buono almeno. Ma che complessi, quindi Freud, anche questo messo da parte. Ma che lumi, che digesti il sapere, che classici tedeschi in tutta pelle dei ghetti di Rigopo e di Varsavia. Quindi persino tutta conoscenza si riveste di questa natura malvagia. Viva il secolo cambia, che Gaia scienza, e anche la natura ci mette del suo, no? Qui viene fuori il ris leopardiano, che Gaia scienza, maremoti, per il fungo balneare di Bikini, quindi è l'uomo che li produce, esperimenti nucleari nell'atollo di Bikini, questo è il riferimento, mare e monti per bambini radioattivi di Hiroshima, quindi prima si giocava sull'idea del fungo balneare, perché è nell'atollo, e qui mari e monti come una specie di vacanza, ma la morte per le scimmie dentro i razzi planetari. Tutto gratis. E qui la dimensione economica, no, che rende questo carosello di orrori, che è la grande opera del XX secolo, gratuita. Ma è interessante questa mala morte delle scimmie dentro i razzi planetari, appunto le cavie, prima dei cani erano le scimmie, per i razzi e i voli planetari, e queste scimmie sono le stesse scimmie di prima, che quando l'uomo non era ancora sviluppato e civile, vivevano tranquillamente con gli altri animali. Adesso che l'uomo si è incivilito, le scimmie fanno una brutta fine. Finiscono anche loro come cavie dentro i razzi planetari. E che queste scimmie siano poi i progenitori dell'uomo stesso è una sorta di simbolo del loop, no? Questo circolo continuo, vizioso, per cui il passato riemerge e questo futuro, per quanto sia avveniristico, non è nient'altro che una riproposizione ferina di questa lotta per la sopravvivenza, resa ancora più drammatica e anche assurda dal fatto che si ammanta dell'idea di un progresso della civiltà, che qui in pochi versi Risi spazza via con un nichilismo assoluto e terrificante. Ah, un'altra cosa, questa idea dello scavare, no? Degli strati di roccia, delle morene, della torba, degli scavi, gran parte della poesia espressionista del Novecento trova un correlativo per la condizione dell'uomo in questa dimensione sotterranea. Quindi non solo scava, scava come citazione da Marx, scava, scava, sotto l'erba c'è la torba. Quindi una citazione che subito viene però depotenziata e annichilita, che non c'è altro che torba scavando, ma anche questa dimensione tellurica, primordiale, delle profondità, del sottosuolo, che è un po' caratteristica di tutta la poesia espressionista, soprattutto quella tedesca, perché, di primo Novecento, perché questa dimensione ancestrale, arcaica, primordiale, negli anni che precedono la prima guerra mondiale e negli anni della guerra, diventa una metafora della barbarie che ritorna, che non ha mai portato a un vero progresso, una vera civiltà. No? Questo ritorno all'arcaico, all'ancestrale, è tipico di queste stagioni
come la prima guerra mondiale e come qui invece l'età della conquista dello spazio da parte dell'uomo che risi in maniera molto beffarda, crudele, decostruisce, utilizzando i suoi stessi simboli, peraltro, no? Pensate alla cagnetta laica, no? Che diventa una specie di mito, no? E qui invece le scimmie sono condannate a mala morte dentro i razzi planetari, no? E così via. Una cosa che mi piace è che questa poesia può essere in qualche modo anche smontata, perché la possiamo leggerla anche così. La gran cosa, la bella impresa per il futuro. Viva il secolo Grazie, cavia, tutto gratis. gratis. Perfetto, sì. In questo, ora non so se mi sbaglio perché non ho notizie esplicite di una sua lettura o comunque di una vicinanza, però sembra quasi Palazzeschi, Palazzeschi della passeggiata, no? Che racconta la città moderna, no? Come una fiera, no? Una sagra di cose che non stanno bene tra di loro, che, no? Mescolando, e però ci sono queste chiuse che rimandano a una celebrazione del progresso. Vero. Però appunto ironica, è un po' così anche qui. No, ma è tutte, a molti te, tipo l'uranio col bitume, no? Tutti i termini. Qui altro che poesia inclusiva, no? Esatto, quello Questa stavo per dire. è una miniera di roba. È una discarica, è una vera discarica. E anche le rime, no? I tram sul macadam, anche queste rime strane, costruite apposta per creare questa stranezza. Oh, non l'ho detto, ma naturalmente Nelo Risi è un raffinatissimo traduttore. E traduceva i surrealisti francesi. Quindi stranissima la cosa, no? Un poeta impegnato, ideologico, apparentemente realista, ma che poi riesce a far, no, coesistere questi strani accostamenti, anche perché dietro le spalle aveva questa conoscenza e questa passione per il surrealismo. Come tra l'altro Fortini. Sì, certo. Beh, del resto i surrealisti erano anche loro folli e politicizzati alla stessa. Macadam sarebbe no, pavimento. Questo? No, fa riferimento alle colonie italiane, la guerra di Etiopia, le conquiste italiane, alle sfilate Ah, vale. nelle città conquistate. E da lì viene il termine, poi metaforicamente viene esteso sia sì, al pavimento nel senso diciamo, dell'estendersi, no, di una passeggiata, ecco, di una Ah, certo, no, non l'avevo capito. bella Questa impresa, no? immagine. Che termina anche impresa, qua si fa riferimento anche alle imprese coloniali, che tutt'altro erano che. Certo. Oh, non l'ho scelta, cioè, anche perché magari per voi poteva essere un po' banale a livello di approfondimento, però c'è anche una poesia sull'Amazzonia. Sì, scrive una poesia sullo sfruttamento della foresta, sul genocidio degli Indios nei primi anni 70, in tempi abbastanza precoci. Ma non è qui, in questa. Io ce l'ho lì. No, mi pare che sia di certe cose che dette in versi suonano meglio che in prosa. No, non è tra quelle che abbiamo qui. Però se volete la prendo la prossima volta ve la do.
È come è uma sucessão de imagens, né? É bastante densa, assim. Sono stata catturata per l'immagine del muro spinato, per esempio. Faccio una lettura molto superficiale, però quando vedo questo tipo di immagini nella città, in Brasile, si può trovare questo. Mi pare molto forte un muro spinato che ricorda la guerra, e le persone e le case, non so, nas casas, nas residências, né? Mi pare sempre un'immagine molto forte. Sono stata catturata per questa immagine, tra tanti, però. E questo Questo. appunto anche deriva molto dal surrealismo, ha questa capacità di trovare l'immagine incisiva e sistematica, che per un poeta realista, tra virgolette, è un dono prezioso, perché c'è sempre un soprasenso dietro alle sue immagini, non sono mai solo quello che lui dice, quello che dichiara, sempre una lettura ulteriore. C'è la cosa, ma c'è anche una dimensione che va oltre, sta dietro la cosa che viene rappresentata. Ora non ricordo cosa c'è dopo. Ed è molto bello questo mare e monti, cioè c'è una lavorazione estetica, cioè non è, sembra semplice, sembra che le cose siano un po' buttate lì, ma c'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro, ma anche pensiero su che cosa sia poesia, perché lui non dice di no a delle cose che fanno parte del poetico, della poesia. Perché abbiamo due poesie tra un po' che sono di dichiarazioni di poetica, sono È la sua molto poetica. raff è raffinato a modo suo, è molto raffinato. Poi smonta i luoghi comuni, no? Mare e monti, cioè le Certo. espressioni gergali, no? Le convenzionali, no? Le utilizza ma per cambiare di segno. Andiamo avanti? Sì, grazie. Aspetta, scusami, torna su. Ecco, sì. Forse sì, forse va bene. Ma sono un po' indeciso, vabbè. Ma Andrea, posso fare un suggerimento? Perché sono lunghe queste poesie Allora adesso. scendi tu, vai giù. No, io volevo proporre una cosa, perché oggi abbiamo letto e abbiamo anche un po' discusso. Perché non lasciamo per la prossima volta? Chiediamo a loro di leggerle E commentarle. e commentarle. Mamma mia, sei cattiva, ti ha contagiato Risi, sei diventata cattivissima. Però almeno facciamogli vedere quelle due piccole piccole, se scorre giù, dove lui spiega cosa vuole fare. Perché questa è bellissima, non la vediamo ora. Ma qui proprio per un traduttore è una palestra meravigliosa, perché vedete, usa, no, le radici e usa le assonanze, le consonanze, sempre tutte per indicare verbi che indicano e anche parole, non solo i verbi, che indicano il decadimento, la decadenza, defletto, declino, decado, decampo, che è un'invenzione sua. Campo vuol dire vivo, de campo, quindi me la passo male, e de grado, deietto, delato, de bongo, deludo, denigro,
è un gioco, no? Però è indicativo. Andiamo ancora giù. Ecco, il progresso in letteratura. Dopo che ci ha fornito sul piatto d'argento, anzi ci ha arrostito letteralmente ogni idea di progresso nell'ambito della vita, della natura, della conoscenza, adesso si occupa di fare a fette anche il progresso in letteratura. Però qui in realtà un progresso c'è. La poesia comunque per lui è ancora un valore e quindi è l'unico punto in cui riconosce un cambiamento in positivo, però parte dalla distruzione della vecchia idea di poesia. La vecchia poesia era fatta di rose, di singhiozzi, di cigni e di private barbarie per un salotto di anime. I nostri versi sono meno esotici, voci che stridono, tramandate sul nastro per mille germogli di uomini liberi. In cui sembra quasi, no, collegata tra loro, no? Cioè una poesia quasi cortigiana, perché è fatta solo dell'intimismo, solo di rose, singhiozzi, cigni, no? Una poesia ermetica, appunto, simbolista, di private barbarie per un salotto di anime, e invece questi versi che sono spogli di saloni, sono meno esotici, dice lui, voci che stridono tramandate sul nastro, e qui siamo nel mondo dell'ultimo nastro di Kraft, di Beckett, no? C'è una letteratura che è testamentaria, in cui sul nastro ci sono le ultime tracce, no, dell'umanità, per mille germogli di uomini liberi. Però questi versi scarni, secchi, che non sono agghindati, sono i germogli per una umanità nuova, che non è quella addomesticata, quella elegante, ma appunto prigioniera delle sue convenzioni, della vecchia letteratura, dell'anziano regime, del vecchio mondo, ma uomini liberi. Se vai ancora giù, ce n'è un'altra in cui eccola. Questa è la più famosa tra le sue poesie. No, 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 quella di sopra. Eccola, sì, premessa. Questa è la poesia che viene sempre citata quando si parla di lui, perché dà una definizione che secondo me però è riduttiva, cioè lui non è solo quello che dice di essere qui. Ma poi lo vediamo insieme, secondo voi, se questa autodefinizione rispecchia completamente qui. Quanti artifici, quanti rischi infiniti ad opera di pochi, per questo ritmo di vita parlata che sulla pagina ci incanta. Se occorre arte perché siano vere le parole rare, forse più ne occorre per essere stilisti dell'usuale. Stilisti dell'usuale, quello che dicevi tu prima, Patrizia, no? Cioè questa eleganza, complessità che si traveste e che prende le parole consuete, anche quelle che sembrano impoetiche, e quello è più difficile, piuttosto che fare arte con le parole rare, preziose, e farlo, fare stile, lui in questo è molto chiaro, stilista dell'usuale, quindi comunque deve esserci la dimensione estetica dello stile, non viene meno perché si usano le parole usuali, e anzi l'artificio, il rischio, che è cosa di pochi, è quello proprio di andare in cerca di questo ritmo di vita parlata. E poi riassume tutto quello che dicevamo prima anche a proposito di Sereni, no? Dell'oralità, della poesia degli anni 60. Un ritmo di vita parlata, che certo è oralità, è la vita tradotta nel linguaggio consueto, però è ritmo di vita parlata, che sulla pagina ci incanta. Sì, qui in qualche modo, cioè so che sono molto lontani, però in qualche modo ricorda i limoni di Montale.
Sì, poi uno come Risi ci direbbe che Montale era anche lui un poeta laureato, altro che, però sì, nelle intenzioni sì. E del resto alla radice di Montale, tra le tante radici di Montale, c'è anche Gozzano. Certo, E Gozzano c'è quell'uso della rima che riscontravi prima, insomma, dietro c'è anche la lezione di Gozzano qui. Cioè, Gozzano fa, dico per i ragazzi, uso ragazzi in termine estensivo, non mi male. Gozzano cosa faceva? Giocava sulla associazione di rime, di rima, spesso rima perfetta, di termini assolutamente non plausibili nel loro accostamento. Nietzsche con camice, quindi l'aulico, il nobile, il colto col prosaico, Nietzsche camice. Anche con una raffinata idea, perché in realtà non è una vera e propria rima, Nietzsche, camice, però appunto lui la considera come tale. Ed è molto bella questa espressione perché stilisti potrebbe richiamare proprio quell'uso della retorica, delle parole rare, e quindi lui rovescia anche qui l'idea di stilisti, cioè di questo stilisti dell'usuale. Dell'istilistica, no? Sto pensando. Sì. Noi non penseremmo mai a dei materiali poveri per uno stilista, no? Per uno scrittore che vuole fare arte, stile, sublime. Ecco, lui, stranamente, per vie tutte sue, di solito i poeti impegnati rifuggono il sublime. Una delle bestie nere della poesia del Novecento è il sublime. Il sublime era di D'Annunzio, era di Pascoli. Magari anche di Montale, eh? Ma di Pascoli dipende. I poemi conviviali, i poemi del Risorgimento, sì. Sì, è vero. Però, tanto Dai, di tal. anche nei poemi di Castelvecchio si nasconde il sublime, dietro i panni umili del fanciullino. C'è tanto titanismo per No, me. quello è vero, però c'è molto dell'usuale anche, cioè c'è Sì. molto, cioè è un sublime che sta arrivando a terra, mettiamolo, no? Invece direi che in Risi c'è un livello terra, appunto dell'usuale, che lui riesce ad elevare a un sublime ideologico, Perfetto. conflittuale, problematico. Perché per me lui è sublime. In alcune delle sue poesie si assiste veramente alle dinamiche storiche come nemmeno un teorico della filosofia della storia avrebbe saputo condensare in quei termini. Ecco, se torni un po' su, ce n'è una che secondo me è molto indicativa in questo senso. Ancora. Poi le altre le lasciamo da commentare, no? Vediamo solo queste. Insieme, ancora, ancora più su. Ancora. Ecco. La colonna infame, questa. La colonna infame. Allora, vabbè, ovviamente facciamo la domanda ai ragazzi. La colonna infame, sapete che cos'è? A cosa fa riferimento? È una citazione, la colonna infame. Sapete di chi è? È il titolo di un'opera. Chi è il prosatore per eccellenza dell'Ottocento italiano? Purtroppo per l'Ottocento italiano. Questa però è una chiosa mia che fate finta di non aver sentito. È Manzoni, la storia della colonna infame. Cioè pensate ai Promessi Sposi, no? I Promessi Sposi è il romanzo
delle sventure di questi due poveri giovani che non riescono, no, a sposarsi per via delle ostilità di Don Rodrigo e di tutta una serie di vicissitudini, nello sfondo della peste, del governo, al governo degli spagnoli in Italia nel 600. Quello è il romanzo. La storia della colonna infame è invece il vero, non la finzione. È una ricostruzione storica, trattato, in cui si parla di personaggi veri, sempre nel contesto della peste del 600 a Milano, e quindi Manzoni qui scrive un po' il negativo dei Promessi Sposi. Quella era la finzione, questo invece è un trattato in cui prende posizione sulla realtà. Anche Leonardo Sciascia addirittura amava Manzoni non per i Promessi Sposi, ma per la storia della colonna infame, che è alla base di quasi tutti gli scrittori impegnati italiani, soprattutto narratori. Qui è particolare che sia un poeta a prenderla come modello. Quindi immaginate un trattato sulla condizione delle vittime nella storia, perché la colonna infame è la colonna a cui venivano legati i presunti untori, che ovviamente erano innocenti perché la peste non veniva propagata, no, da untori, era un contagio, però appunto il pregiudizio, la cattiva politica, il cattivo governo che doveva trovare dei capri espiatori, no? Manzoni condanna tutto questo. Il titolo fa riferimento a questo, ma naturalmente aggiorna questo catalogo di nefandezze, che è la storia della colonna infame di Manzoni, lo riporta ai giorni nostri, o comunque nella storia della modernità. Dice Risi: perché ogni dogma prima divori, poi esalti gli uomini nuovi, perché i cancri raddoppino in zelo, perché l'assurdo diventa norma, delirio in delirio, l'età lasci il suo segno e ognuno celebri nel conformismo, perché la piazza abbia trofei per avvoltoi. Giudici di tenebra, perché nella storia della colonna infame si parla del giudizio che condannavano questi innocenti, quindi dei tribunali, dei giudici. Giudici di tenebra, un uomo non è una dinamo, ogni uomo brucia il suo fuoco limitato quando non è da voi bruciato. Vedi Grimau azzannato alla gola, o Babel con una rosa che gli scoppia in fronte, e Lumumba con le ossa rotte come per un incidente di macchina. Uomini sotto accusa, dentro un silenzio pesante, tra le grida di largo ai littori, maneggiano la scure, largo all'immensa non dignità dell'uomo, che tutto sovrasta col guanto di ferro, che a tratti dispensa un buffetto sulla guancia con l'anello di rito. Non v'è salamandra che resista al fuoco del dogma, né araba fenice che risorga. Ancora un'altra contraddizione, il poeta ideologo che accusa la degenerazione dell'ideologia in dogma di tutte le nefandezze del Novecento. Davanti al dogma, cioè a chi è convinto di avere le certezze, ed è bello che lo dica non Sereni, che era l'uomo dei dubbi, ma che lo dica il poeta impegnato, che deve essere l'uomo della nettezza per ideologia, che però sa che il dogma una condanna irrevocabile, nessuna salamandra può resistere al fuoco del dogma, il riferimento qui al mito della salamandra che potrebbe, no, potrebbe vivere nelle fiamme medievale, questo mito, né l'araba fenice possa risorgere, no, dalle sue ceneri quando c'è il dogma. Il dogma che condanna i innocenti. Giudici di tenebra, un uomo non è una dinamo, ogni uomo brucia il suo fuoco limitato, quando non è da voi bruciato. È un po' da pelle d'oca pensare al fatto che lui scrive queste poesie anche dopo la primavera di Praga, Jan Palach e i suoi compagni che si erano dati fuoco, no? Dopo l'invasione sovietica della Repubblica Ceca, della Cecoslovacchia all'epoca, e quindi c'è un'attualità stringente, no? Però riportata su un piano che appunto va da Manzoni fino al mito, no? Questi custodi del dogma, giudici di tenebra, sono i carnefici degli innocenti. Qui elenca alcune figure di poeti, politici, militanti, no? Condannati giustamente.
parla di un fascismo perenne, uomini sotto accusa dentro un silenzio pesante tra le grida di largo ai littori, che erano, i littori erano nelle sfilate fasciste, coloro che portavano i fasci. Maneggiano la scure, perché il fascio ha in cima la scure. Largo all'immensa non dignità dell'uomo. Credo che sia un altro neologismo di Nelorisi, non dignità come sostantivo. Immensa non dignità dell'uomo, che tutto sovrasta col guanto di ferro, appunto i dittatori, gli uomini forti, che a tratti dispensa un buffetto sulla guancia con l'anello di rito. La benevolenza del carnefice, del dittatore, del tiranno, del potente, che appunto usa il dogma per imporre ingiustizia e il suo potere, no? E quindi così, con queste immagini dei giudici di tenebra, anche quel poco che restava dell'idea di una giustizia terrena viene contestato dal buon Nelorisi, che veramente non lascia in piedi nessuno degli istituti civili novecenteschi, no? Nulla si salva dalla sua contestazione. I rituali del conformismo, no? Ognuno celebri nel conformismo perché la piazza abbia trofei per avvoltoi. Quindi anche quest'idea, no, del populismo, no? Del dare in pasto alle piazze, no? Presunti colpevoli. Ecco, poi le altre le lasciamo a voi. Ce n'è una molto bella, La logica del profitto, che negli anni del boom economico, che in Italia era un vero feticcio, cioè non si poteva parlare male dell'industria del boom economico, no? Negli anni post-olivettiani, negli anni di decollo economico del paese, Nelorisi fa anche questo, ovviamente. E in questo testo molto perfido e anche molto ben congegnato, che è La logica del profitto, introduce temi come i temi che sono quelli dei filosofi della scuola di Francoforte, sull'uomo a una dimensione, sul controllo della vita privata da parte dei datori di lavoro, dei padroni, secondo una logica neocapitalista che vuole che il sistema vada a coprire anche la vita privata dei dipendenti. E addirittura introduce alla fine il tema delle morti sul lavoro, che in Italia è un grandissimo tabù, e che Risi già negli anni 70 introduceva in termini molto crudi e molto beffardi. In pieno boom economico, quindi era come lanciare una bestemmia in chiesa, l'effetto era quello. Quando tutti gli intellettuali italiani, anche quelli più di sinistra, più politicizzati, celebravano il nuovo spirito imprenditoriale neocapitalista, quindi da benefattori, no? Di Olivetti e degli altri, no? Nelorisi invece no, ecco, non si unisce al coro. Ma è anche questa poesia che abbiamo letto particolarmente molto colta. Perché anche come termini, no? Giudici di tenebra. Quindi la colonna infame, quindi Manzoni, Gola o. La salamandra che resiste al fuoco, quindi rievoca, no? È tutta una rievocazione di cose del passato. Però, come sempre, il suo cruccio è questo, che la storia non è magistra di nulla, lo dice anche Montale negli stessi anni, ma soprattutto che la storia si ripete. Cambiano gli accessori,
ma la sostanza è sempre quella. È sempre quello, sì. È molto poco italiano come poeta, eh? Non so, Patrizia, se sei d'accordo, ma mi pare che non ci siano. Persino Fortini è molto più inquadrabile in termini, diciamo, ideologici, di ortodossia ideologica. Sì, no, sono d'accordissimo. Sì, sono d'accordissimo. Sì. Perché l'assurdo diventi la norma, è così attuale. Certi versi. Ecco, c'è un'altra un'altra raccolta piccola, una silloge. Voi troverete due testi di quella raccolta, uno dedicato a un ritratto, proprio perché appunto è un poeta colto, veramente molto colto, Dionisi, e come traduttore raffinatissimo, peccato solo dal francese, però insomma, del resto la linea era quella, tra il luminismo e il surrealismo, è chiaro che guardava lì. Ci sono dei testi tratti dai Fabbricanti del Bello, che sono piccole microbiografie in versi di artisti, letterati e pittori. E ne ho scelta una che è su Rabelais e l'altra su Chagall. Però ce n'è una che non ho indicato, a proposito di questo assurdo che diventa norma, che è su Praga, e lui non sceglie Kafka, come tutti ci aspetteremmo, ma sceglie il buon soldato Zweig, e ne fa l'emblema appunto di chi contrasta il potere, un potere in perenne decadenza, quello dell'impero austro-ungarico, ovviamente. Ma in quei testi lui traspone negli artisti che ama quello che lui vorrebbe fare, o la sua idea di poesia, è sempre all'opposizione. E all'opposizione però non è un'opposizione ferreamente, rigidamente, seriamente ideologica, perché per lui la vera opposizione la fa Rabelais con la sua risata che travolge il mondo, il soldato Zweig, no, che scimmiotta il potere per contestarlo, e Chagall che si evade nei cieli, no, del sogno con le sue figure da circo, no? E quindi in questo è molto bohemien, Eloisi.